Quella ragazzi, buonasera a tutti voi e ben arrivati in live, raga. Quella ragazzi, come state? Buon sabato sera a tutti voi. Buonasera Gioppino, Bronco, Gaiox, Massimiliano e non c'è nessun altro. Mi avete lasciato solo, mi avete lasciato. Ah no, c'è Bronco c'era anche prima. Allora, aspettate che avvio la live su chi mi tocca. TikTok. Allora, vediamo un po', scegliamo il gioco che sarebbe ormai GTA 5, perché tanto sempre quello, mi cercate, quindi, mettiamo minore di 18 anni, cioè no, minori di 18. Mi sale il solito petto di pollo. Allora, live avviata anche da qua. Ok, togliamo la musica, mettiamo il gioco. Alright, avanti, siamo brondi. Vai che il gioco mi lagga. Almeno è partito oggi. Almeno oggi è partito senza far capricci. Signor microfono, mi sale tutto il cibo, ovviamente. Che capite voi, eh? Allora, che stavo a dire, ragazzi? Oggi almeno è partito. Vabbè, mo crash, lo so già. Vabbè, comunque, ciao Giulio, ciao Alessandro, buonasera. Oh, salutiamo anche a 40 im. Beh, comunque, ben arrivato. GT5 Poliziotto, agente Nick, va a prestare il servizio, lo presto, servizio in tavola. No, servizio di tovaglie, servizio di cose. Allora, mi parcheggio qua. E ben arrivati, bene male. Quanta gente che si unisce su TikTok. Allora, salve Alessandro. Pigliamo. Ehi, hey, io ho preso giubbotto antiproiettilo. Mi serve, se no mi fa nel buco. È meglio che non dico dove. Vabbè, non lo diciamo. Come sto? Tutto bene, 40. La patata a gola, quella, la solita. La mia solita gola. Mi sono fatta la barba, visto? Come sto senza? Meglio, era buon lavoro, lunga, gente Micche. Per qualsiasi cosa contatta la centrale. Chiudo. Sarà fatto. Il server non è un server, ovviamente. Non è un server, è singolo player. Yes. Cominciamo con l'alfa, va. 159. Buonasera, Anna. Come va con la ragazza? Tutto a posto, Stefano? Tutto bene, grazie. Tutto bene. Andiamo a prendere, ragazzi, la moto. No, è brutta. La moto è buggata. La moto è buggatissima, fa schifo. Mi serve il vestito e mettiamo giorno. Mettiamo giorno. Mettiamo anche. Stefano, guarda, pure io non è che voglio dire. Non lo. Cioè, lo so stato parecchio, quindi. Sì, Massimiliano. Allora, aspettate un attimo perché mi aggola. Bella moto. Poi. Bella Frank. Tutto bene, Checco. Prendiamo il poliziotto, non quello peloso, pelato, no, peloso. Ma sì, Giamma, ma io parlo con agente finta... Meglio, Quando si dice meglio solo che mal accompagnato. Ciao Kevin, bella Nico. Grazie Massimiliano, grazie Nico, grazie dell'abbonamento, ti ringrazio tantissimo. Ah, ti sei fatta male. E stai più attenta la prossima volta. Yagino, vai, che lui è sempre buono. Allora, ciao Edo. Allora, Nick Minecraft, dato che ti lagga, installare la versione Optifine. Ma che è Frank, quello. No, ma a me non mi lagga, Frank. Quello che lagga è proprio la live. Andiamo, Yagino, che faccio pagare oggi. Oh, la sicurezza in paese è di mia responsabilità. Centrale qui, agente Nick. Anche oggi in servizio è disponibile, passo. E mi sono dimenticato di dire impattugliamento, però mi sono dimenticato. Centrale? Agente Nick, centrale dici. A disposizione per eventuali richieste o aggiornamenti sulla situazione in Mission Row. Passo. Sì. Centrale, perfetto, sono in pattugliamento, passo. L'avevo dimenticato di dirglielo, quindi glielo diciamo mo. Mi dispiace, non ho capito il suo messaggio.
Potrebbe ripetere la richiesta o fornire maggiori dettagli? Madonna, che è Passo. stato? Ma non lo so. Oddio, è caduto il telefono. Ecco che è stato. Mi ha pigliato un infarto. Questa botta qua. Mi ha fatto cagassotto. Mi sono spaventato. Sì, stavo a dire. Centrale, dicevo, mi trovo in pattugliamento con il mio collega. Passo. Passiamo pure col rosso che mi sono rotto. Bella, bella che è co. Capito. Grazie per l'aggiornamento, agente Nicche. Qual è Davvero? la zona di pattugliamento? Hai detto poco Passo. fa. La zona è quella che lei ha detto po poco fa. Passo. Adesso lo ricordo. Vediamo. Vediamo se è intelligente. Ora dice che non ha capito niente. Oh, ma ultimamente è diventato lenta ChatGPT, però, eh. Moto, lei non ha un PC. Oh, ma non mi sente più questa. Ma porca zozza, va. Uffa, però ChatGPT è diventato stupido. Centrale, mi trovo in pattugliamento a Sant' Andreas Avenue, passo. Speriamo, eh. Daniele, bella a te. Oh, è verde. Mi dispiace, non ho capito il suo ultimo messaggio. Vabbè, ciao Potrebbe tesoro. ripetere o fornire ulteriori dettagli sulla situazione attuale? Oh, Passo. ma tanto complicato è dire mi trovo in pattugliamento. Oggi è diventata tanto ignorante. Oh, che vuole questo dietro di me? Boh, non lo so quando esce GTA 6. Anna, mi fa piacere che ti faccio morire dalle risate. Io sto a morire dal nervoso qua. Bella, mister, buonasera. Ciao, Narcos. GTRP non mi interessa. Centrale, ripeto, mi trovo in pattugliamento. Passo. Mortacci tu, aggiungerei dopo anche, guarda. Oh, Capisco, eh grazie sì, le per banane. l'aggiornamento. Ma Se capita. dovessi avere bisogno di ulteriori informazioni o se si presenta qualche novità, non esiti a comunicarlo. Chiudo. Certo. Certamente. I understand. Ma Nick, dopo che deve sistemare. Nick, dopo. Io devo sistemare il ChatGPT dopo. Eh no, ma se non capisce, non capisce. Giulio, si chiama Valentina. Grazie, Clady. Grazie mille della rosa, ovviamente. Ti piace Fortnite? Guarda, mi hai nominato il gioco che più odio nella vita. Bella, ma te. Vabbè, va, controlliamo qualcuno, va. Non giochi a farming dopo, no, oggi no, mi sa di no. Centrale, mi controllate questa targa 82HKQ653, passo. Ricevuto. Un attimo che controllo. Passo. Qui centrale. Ecco l'esito del controllo per la targa 82HKQ653, modello del veicolo taxi, proprietario del veicolo Thomas Anderson. Stato veicolo, in regola. Chiudo. Ma Bronco, casinò non esiste un casinò qui. Il casinò mi sa che è una mod. Le mie stesse mod, Giuseppe, praticamente l'SPDFR si chiama. Tutto lì. È l'SPDFR con qualche plugin, insomma. Diciamo. Niente, allora siamo in autostrada, famo così, va, attiviamo un po' il controllo targhe, vediamo chi passa. E in caso, vabbè, qui è pericoloso però. Ma no, c'è il. Sì, ma non ci si può entrare nel casinò se mai c'è. Non ci si può entrare. Deve essere finto. E poi vado a trovare nella mappa. La mappa non ce l'ho neanche tutta sbloccata io. Guarda, non ho la più pallida idea di dove dovrei cercarlo. Giuseppe, facili più o meno da reperire? Sì, difficili da installare tutto sommato. Che cosa. Mi ha fatto pigliare un infarto, un urlo? Ok. Expired registration, che cosa sarebbe? Expired registration dovrebbe essere. Non mi sto ricordando più. Registrazione. Quindi revisione. Scaduta. E allora noi dobbiamo solo fare una multa. Perché mi avete detto in Italia per la revisione è solo multa che si fa, va bene. Andiamo, avviciniamoci e fermiamolo. Ma pare che corre quello, porca miseria. Bravo, una bella frenata, mi piace. Guarda, ti ho quasi lisciato il culo. Come si chiama lì? Il parafango, il paracul. Parafanghè. Oh, che me. Oh, che vai più avanti, in mezzo alla strada dobbiamo fargli i controlli. Buono, non è un server. Vabbè, ma che c'è? Fila in di. Oh, andiamo.
E poi ha già capito, signorina, è tempo che mi capisce questa. Ma lo capisce o non lo capisce? Che capisci? Niente, non capisce niente, vabbè, va. Mortacci tua. Uffa, però. Mi fa girare le balline, si è fermata in mezzo alla strada. Ok, aspetta un attimo, va. Ci riproviamo. Che cacchio? Ok. Questa non me la... Questa proprio non me l'aspettavo. Questa proprio non me l'aspettavo proprio. Ma che cacchio? Madonna! Oh! Che siete pazzi qua? Sacci tua! Yagino! Fermati! Mazza che volo! Ma dove guarda il mio personaggio? Arrenditi LFPD o come si chiama qui, insomma. Polizia di Los Santos, inginocchiati. Cos'hai da nascondere? Yakino, calma. Non si muove, Yaki, non ti preoccupare. Non ti preoccupare che non scappa, Yaki. Allora, che c'hai da scappare? Fatti controllare, vai. Yakino, se ti metti davanti io come la controllo, scusa. Grazie, Clady. Ah, non c'è niente di che addosso, vabbè. Ok, Amy Smith. Vai, signorina Smith, lei è in arresto per fuga, per resistenza all'arresto. Come faccio qua? Dai, 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 togliamoci di qua che è pericoloso però. Non possiamo stare in mezzo all'autostrada. Sì, devo stare attento, Matteo, c'hai ragione. Come lo scarico, raga? Non ve lo so spiegare. Cercate su YouTube l'SPDFR, trovate delle guide perché a voce veramente è impossibile. Allora, signorina. Sì, oh, Iachino ha rotto le balle. Che famo? Come fa Iachino? Sembra in mezzo ai. Scusi, eh. Cioè, io apro la porta, lui si mette davanti. Iachino, o ci pensi tu o ci penso io, ma uno dei due. Ai 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 ai. Trasissi, come si dice dalle mie parti. Aspetta un attimo, Yakino, che. Ah, le mie orecchie, vive e vegete, grazie dell'ovvio. Grazie, Clady. Luigi, bella a te. Ok. Yakino, tieni d'occhio la situazione, ah. Ma che succede qua? Io non sto a capire, ma io proprio la gente naga. Ah, ma che c'è? Oh! Piano, alleggio, come diciamo noi. Fermo, fermo, stop traffic. Stop traffic, è qua pericoloso, eh. Allora, cosa c'è dentro sta macchina? Di dove sei, Catania? Buonasera, Ricky. Ma in pratica che cosa si tratta? Cioè, ora aspetta che ChatGPT lo chiamo, aspetta. Non ho trovato. Ma perché scappava allora? Solo per revisione? Centrale qui agente Nick, ho appena fermato un veicolo e mi serve il carro attrezzi. Passo. Mi sono bloccato con la lingua. Capisco, agente Nicche. Le coordinate della posizione del veicolo sono disponibili? Passo. Centrale, il veicolo si trova alla Puerta, chilometro 51, passo. Numero a caso, eh. Buonasera, Andrea. Ciao, Albi. Ricevuto, agente Nicche. Le ho inviato il carro attrezzi per il soccorso del veicolo. Sta bene il conducente del veicolo coinvolto? Passo. Centrale, il conducente sta benissimo, passo. Ehi, ciao Capisco, Vale. agente Nicche. Grazie per l'informazione. Chiudo. Buonasera, Vale. Dici chi è Vale? La mia ragazza. Allora, abbiamo creato un miscuglio di cose qua, eh? Allora, dai, si è bloccato il traffico. Bloccato il traffico. Ma viene sto carro attrezzi, sì o no? E carro attrezzi è lì da qualche parte, eh. Andiamo a recuperare Yakino intanto, che non so che fine ha fatto. Yakino, porca miseria, a piedi te la fai. Yakino, Yakinuccio, Yakibello. Meglio che non vada avanti con la parola. Yakino, Yakibello, perché poi Yakibello. Lasciamo stare, va. Yakinuccio, Yakibello, tira fuori. No, a me non mi interessa.
L'hai preso, Yakino? Ma non ci credo. Come ha fatto? Ma come ha fatto, Yakino? Come ha fatto a prenderlo? L'ha acciuffato. Wow. Grande, Yakino. Ma sei grandissimo. Ciao, Albin. Buonasera, buonasera 777, pagina di televideo, ovviamente, 35 anni tengo, sì, ja. Zoe Stas, io parlare tedesco. Ja, ich kann Deutsch. Io parlo a doccia, parlo sotto la doccia. Allora, dunque, cosa c'ha lei addosso? C'è tanta roba qua, Porca miseria. Non c'è niente in breve. Perché scappavano tutti se non c'hanno niente addosso? Non ho trovato droga, non ho trovato niente. Perché scappavano? Pare visione scaduta, veramente. Boh. Cose dei pazzi. Va bene, comunque. Tutti e due avete il diritto di rimanere in silenzio. Ovviamente siete in arresto perché resistenza pubblico ufficiale. Se non vi potete permettere un avvocato, vi daremo la sorella di Yakino. Non va a consiglio, ovviamente. Ma che è un altro inseguimento? Madonna, Yakino, un altro inseguimento. Come fai, Yakino? Oh, ma che succede oggi? Aggiornate inseguimenti, eh? Yakino? Andiamo, Yakino! Andiamo, forza! Ma che è oggi, oh? Oggi uno appresso in altro, come diciamo noi in siciliano, no? Cioè, uno dietro l'altro, in pratica. E zei du tedesca, zei du deficiente. Beh, chissà, scorda, raga. Zei du tedesca, zei du deficiente. Ma è scappato? Mi è scappato. Mi è scappato, in pratica. Ma veramente. Centrale qui, agente Nick. Ho appena arrestato due sospetti. Li sto portando io in centrale. Passo. Come si spegne la cosa qua? Beh. Ricevuto, agente Nick. Hai bisogno di un'unità mobile per il trasporto dei prigionieri? O puoi arrivare in centrale in modo autonomo? Passo. Centrale in modo autonomo. Autonomo. Passo. Autonomo, atomico, che caspita ne so, arrivo tutto a barruare, come diciamo noi. Ricevuto, agente Nico. Sì, vabbè. Sei autorizzato, Nico, a procedere autonomamente, arriverai, sì, in centrale direttamente, chiudo. Sì, e quello che ho detto io, perché che parlo una lingua che non conosco ancora? Grande Nick, mi rilassa molto vedere le tue live la sera, ma grazie a te che sei qui. Allora, dove si scarica il gioco? Steam, Epic, lo compri GameStop, dove te pare. In modo atomico. Aspetta un attimo, va. Fammi girare a sinistra, va. Allora, tu sei di Messina, DF, io di Catania. Server, non è un server, questo è tutto single player. Bella, ci abbiamo anche la Ferrari. Grazie Ale del Love Me. Love Me, Love Me. Come si fa a giocare così? Con le mod, ovviamente. Bella, però Rick, oggi siamo in pochi. C'è la finale dell'Eurovision. Ma perché quando vado in live io c'è sempre qualcuno che fa qualcosa? Ma io quando vado in live gli dovete dire che devono guardare me, quelli dell'Eurovision, quelli lì, non lo so, capito? Ogni sera faccio una live, ogni sera c'è una cosa. Quando devo fare live io, scusate? Create un giorno in cui non ci sono cose. Va bene, voglio dire. Ma io dico, no. Sono catanese, sì. Ti vorrei incontrare a Catania, ma io sono timido. Io preferisco Nick, a posto, vedi? Non giochi a Crazy Time. Che caspita è sto Crazy Time? Come si fa a prendere ste mod? Come si chiama il gioco? Madonna mia, veramente non conoscete GTA, raga? Che facciamo? Abbiamo a Ferrari, Yakino. Yamaha Ferrari, Yaki, dai, tiriamola fuori. La Ferrari, ovviamente, Yaki, la Ferrari, non capire male anche te. Cos'è l'Eurovision? Che ne so, io. ma chi la guarda sta roba? Andiamo, ma che me frega a me dell'Eurovision? Oh, Gabriele, scusami, ciao. Tu non giocavi a Minecraft anche? Piglia la Ferrari, esattamente. GTA, JatGPT, sì. Che mod hai messo? Per capire che tipo di RP hai. Non è RP. Cioè, l'RP me lo... L'RP, tutto da solo, sono da solo. Solo soliddo, diciamo noi in siciliano. Solo soletto, capito? Capito? Insomma. Pigliamo la Ferrari, chi? L'abbiamo presa la Ferrari, chi? Pigliamo la Ferrari. Se non ti piace Catania, Vegeta, vattene a Namek, dove te pare, insomma. Vai a Namek, vai nel pianeta Vegeta...
Vai dove ti porta il vento, in pratica. Grande Thanos. Porca miseria, ho preso la Lambo. Ma sì, ma io vabbè. Vabbè, ma io confondo facilmente la Lambo con la Ferrari. Cioè, voglio dire, vabbè. Niente, Yakino, aspetta un attimo, che sai com'è. Io ho abituato che tutti i giorni uso bolidi. Mi sono confuso un attimo, capito? Tutti i giorni. Un attimo di confusione pure io. Aspetta un attimo, Yakino. Come si chiama questo gioco? Questo gioco si chiama GTA 5, mannaggia miseria. Come si chiama questo gioco, raga? Madonna mia. Qual è la Ferrari questa? Oh no, a Buffalo, Buffalo Billy. Andiamo, Buffalo. Ieri ti ho visto col pandino, ma chi ce l'ha il pandino? Mamma mia, raga, mamma mia. Quante... Oh, ma quante falsità che io leggo su di me in chat tante volte. Pandino, incontrato di qua e di là. Vabbè, magari c'è gente che mi assomiglia, per carità, però... Oh, qua c'è la missione centrale. Ce l'ho fatta, porca zozza, in tempo. Grande Checco. Ma perché non giochi a farming? Perché l'ho fatto pure. Faccio tutti i giochi faccio io nella vita. Emanuele. Ma non è vero, Emanuele, che faccio tutto nella vita? Oh no, Emanuele, tu che dici? Che ho mangiato stasera? Guarda, lascia stare, ho mangiato petto di pollo. Mio padre ha comprato... Oh! Scimuni tu no vai! Mio padre ha comprato la salsa messicana lì, insomma. Che, insomma, quella è un po'... No che è piccante, però c'ha quella specie di retrogusto. Nick è tutto fare. Sì. Ho preso il palo, fratelli. Dov'è? Madonna, ma sta macchina proprio c'ha l'aderenza che l'ha lasciata a casa. Yakino! Porca zozza, abbiamo fatto un 360. Ah, in tedesco lo so dire anche. 360. Un 360. Adesso bravo con i numeri in tedesco io. Li sapevo bene. Ah, questi qua ancora so. Con calma, tranquillamente. Centrale qui, agente Nick, sto inseguendo un veicolo in fuga. Ha appena effettuato una rapina, passo. Accosta, polizia di Los Andosso. Ricevuto. Capisco la situazione, agente. Puoi fornirmi le coordinate aggiornate della loro posizione per poter disporre l'invio di un unit mobile di supporto? Passo. Centrale, mi trovo al momento a Innocence Boulevard e potete mandarmi dei rinforzi? Passo. Che mo lo proviamo a bloccarlo. Ricevuto, agente Nick, la centrale invierà immediatamente un unit mobile sul tuo posto il più presto possibile con agente Orzi che sta già venendo verso di te. Passo. Che ha detto? Io ho capito, agente Orze o quell'altra cosa? Non ho capito. Invieremo un'agenda vabbè. Centrale ricevuto, passo e chiudo. Non lo so, un qualcosa me la manda, ma non ho... Cosa mi manda di preciso? Non ho afferrato. Vabbè, intanto io provo a bloccarlo, va. Intanto che arriva... mi manda un agente che intanto sta a fare cose zozze. Quando si libera viene, ho capito, va. Perché tu muro, fratelli? Cazzozza, ma sei un pezzo di cornuto però, eh? Mi stai graffiando la macchina, è nuova nuova. Fai una manovra pit. Agente Orzi... Ah, l'agente Orzi, Ale. E può essere che era l'agente Orzi. Sgraziato, ti spacco tutto, ti spacco la macchina, ti spacco tanto. Voglio dire, qui quello che spacca una macchina più buona so io. Io spacco una Ferrari che costa 300.000 euro. Lui spacca una macchina che se vale 2.000 dollari è già tanto. Pensate se chi sta a fare qui l'affare. Centrale qui, agente Nick, i rinforzi non sono ancora arrivati. Me li potete mandare, passo? Ricevuto, agente Micche. Ho appena verificato la posizione degli agenti di supporto e dovrebbero arrivare sul posto a breve. Resta in attesa, li incontrerai presto. Passo. Centrale ricevuto, passo e chiudo. Niente. Sì, finalmente stanno arrivando, li incrociamo. Sì, proprio Iniesta, uguale, spiaccicato. Ma chi è sto Iniesta? Vabbè, comunque. Ha detto che quello era Poddi. Ah, oddio, c'ho Ciccio, che qui c'è un burruni. Bravo, amico caro, bravo.
Vai, vai che lo blocchiamo. Vai, Yakino, vai. Quello che fa? Sale su per la montagna. Scendi dal veicolo con le mani in alto, criminale delinquente. Yakino, lo arresti tu? No, lo arresta il nostro collega, forse. Chi lo arresta? Facciamo che tiriamo le... non lo so, a sorte? Ah, ok. Eravamo indecisi in 4. Chi lo arresta? Chi è che c'ha oggi il desiderio? Allora, grazie colleghi, grazie mille, vi ringrazio, grazie mille. Allora, lei, signore, chiamato così, mi fa vedere, cioè, nel senso, vediamo cosa c'è addosso, va? Sì, faccio il poliziotto, non nella vita però, non voglio guardare quella roba lì, che schifo, Non c'è un cavolo addosso, vabbè. Sta bene, sì. Aspetta. Centrale, qui agente Nick, mi controllate i documenti del signor Alex Rox, passo? Agente Nick resta brevemente in attesa, passo. Andiamo un po', perché magari era ricercato. Qui centrale, no. Ecco l'esito del controllo. Nome Alex Rox, uomo, nato il 27 febbraio 2001, patente valida, non ricercato, chiudo. Ma non ho trovato niente di illegale. Non ho trovato niente di illegale. Perché scappava? Non è ricercato. Forse la targa, vediamo se ci aiuta. Perché scappava allora? Se il mio personaggio smette di vibrare, non capite male. Centrale, qui agente Nick, mi controllate questa targa? 24-TOI217, passo. Ricevuto. Resta in attesa, passo. E chi si muove qua, sono? Agente Nick, esito, sì? Del controllo per la targa 24TOI217, modello del veicolo Tornado, proprietario del veicolo Jake Johnstone, stato veicolo, in regola, chiudo. Cioè, non c'è niente che non va sto tizio, così aveva voglia di scappare e basta, vabbè. Allora. Centrale, ho appena arrestato il sospetto, se potete fare in modo che qualcuno se lo porta via, passo. Tanto se lo portano via loro, io lo dico alla centrale, loro se lo portano, è così, sicuro, abbastanza sicuro. Sembra se la centrale me caga. Vabbè, anche se il veicolo non è suo, non è rubato. Oh, oggi ChatGPT proprio, c'ha proprio dolori de panza. ChatGPT non funziona oggi. E gioco massimo fino a mezzanotte, raga. Ripetiamo. Ricevuto. Sospetto in stato di arresto. Mando una volante per prelevarlo. Chiudo. Mazzo, dopo 3 ore mi ha risposto, 3 ore ci ha messo a decidersi. Vabbè. Centrale, ricevuto. Mi potete adesso inviare un carro attrezzi per rimuovere il veicolo del sospettato, passo? Pensavo che se ne... Ricevuto, agente Nick. Ho appena inviato una richiesta per l'invio di un carro attrezzi al tuo indirizzo per rimuovere il veicolo del sospettato. Dovrebbe esserci tra pochi minuti, passo. Centrale, ricevuto. Passo e chiudo. L'ha capito, non lo so, vabbè. Ok. Yakino, andiamocene, va. Mi pare che abbiamo finito qua, va. Ah già, aspetta, i miei colleghi se ne vanno, mo? Ma penso di sì. Colleghi, ve ne potete andare. Perfetto. Io l'ho detto via radio, ovviamente. Bene, mi sa che torniamo in centrale. Dobbiamo fare un cambio veicolo, perché la nostra Ferrari è un pochettino ammaccaticcia. Diciamo che io ogni giorno vado in servizio in questa città e ogni giorno consumo 10 Ferrari. Praticamente la collettività, il popolo praticamente deve spendere molto per mantenere Nick in servizio. Per mantenere Nick in servizio ci vogliono tanti soldi. Ma voi siete contenti che Nick vi protegge, vero? Ah, siete contenti ragazzi che vi proteggo? Che vi proteggio io? Questa Ferrari mi ricorda il video storico che avevi fatto con la livrea dei carabinieri. Io sai che non mi ricordo granché, ma cose che capitano. Centrale, qui agente Nick, sto tornando in centrale, faccio un cambio veicolo perché il mio è leggermente danneggiato ma ancora funzionante, passo. Dov'è la centrale, mo?
Ricevuto agente Nick, capisco che il tuo veicolo è leggermente danneggiato. Cercheremo di preparare un nuovo veicolo per te al tuo arrivo. Chiudo. Sì, lo so, c'era uno con i LED, però ancora non ho capito i LED se si possono mettere, non si possono mettere. Boh, non lo so. Non lo so proprio, raga. Aspetta un momento. No, Adam, no, non vendo niente. Ma sì, quella che parla è una mia mod. Aspetta, Iachino, che cambio macchina, pigliamo la Lambo, eh. Ma perché io sono senza giubbotto antiproiettile? Mi hanno sparato, no? Però sono senza giubbotto antiproiettile, aspetta un attimo. Boh. Grazie dell'ovami, Ero. Perché non rispetti stop? Se mi metto a rispettare gli stop, qua non giochiamo più. E non è, no, non è online. Sono illegali credi LED. Non lo so, qualcuno dice sì, qualcuno dice no. E io ogni volta non so che devo fare. Prendiamo la Lambo. Che me ne mandassero una anche nella realtà. Di Lambo. Yakino. Yakinuccio. Perché non hai guardato nel bagaglio? No, no, l'ho fatto. Nella macchina di prima ho guardato. Tutto ho guardato. Quello era un controllo generale. Tutta la macchina. Centrale, qui agente Nick, ho appena effettuato il cambio del veicolo e adesso sono di nuovo in pattugliamento con il mio collega, passo. Ma che bella la Lamborghini! Ricevuto agente Nick, chiarisco che sei di nuovo in servizio in pattugliamento con il tuo collega Chiudo. Brava signorina! O signora, non lo so, la sorella di Iachino, eh! Oh! Guarda quello, i mortacci su, neanche tempo di bere! Come si accende la sirena qua? Guarda quello come mi è passato davanti sto strunz, proprio, cioè, io ero lì che c'era, è passato col rosso più o meno, cioè, comunque andava come un pazzo scatenato. Vediamo che fa, lo fermeremo, intanto bevo, intanto non sto a capire che sta a fare questo. No, posto di blocco non ne posso fare. Ho sbagliato tasto, porca miseria. Vabbè, e qui vabbè, gliel'ho detto io di passare. Gliel'ho detto io di andare. Guarda, lì davanti c'è un altro. Vabbè. Cosa facciamo? La fila di controlli qua? Salve. Ah, oh, salve, io ho capito salva. Zimo, ho capito salva. Dico, che devo salvare? Bene, un collega ha appena finito un controllo, un altro collega ne fa un altro. No, posti di blocco non si possono fare, perché purtroppo, raga, non posso fermare la gente con la paletta. Yakino non se l'è portata la paletta. Mazza, che bel tizio. Centrale, qui agente Nick, ho appena fermato un tipo perché guidava molto velocemente ed è passato con il rosso, passo. Vediamo la centrale che mi dice. Un attimo, Yakino, tu controlla, vedi la situazione, Ricevuto gene nemico, eh? posso Sì, confermare che hai appena fermato un conducente per eccesso di velocità e attraversamento del semaforo rosso. Hai bisogno di assistenza per accompagnare il sospetto in centrale? Passo. no, 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 non hai capito, non l'ho arrestato. Oh! Centrale, non ho arrestato nessuno, quindi negativo. Passo. Ma che scemunità? Buono, va, tua sorella Iachino mi ha chiamato genio. Ricevuto gene nemico, Sì, capisco. genio. Confermo che non hai arrestato nessuno. Desideri aggiornamenti sulla verifica del conducente e del veicolo passo. Sì, vabbè, un attimo, mi chiama genio, mo, genio della lampada d'Aladino. Mi dia documenti che io sono un genio. Che flow? Che fo? Centrale, mi controllate i documenti del signor John Titor. Passo. Non ci posso credere che ho fermato Qui John centrale, Titor. un attimo procedo al controllo, passo. No, io non ci posso credere che ho fermato John Titor. Dunque ecco l'esito del controllo. Nome John Titor, uomo, nato il 27 luglio 1995, patente valida, non ricercato, chiudo. Voi non sapete chi è John Titor.
perché non avete visto mai l'anime Steins Gate, forse. Ma chi l'ha visto sa chi è John Titor. Mamma mia, non immaginavo di fermare il signor John Titor, devo dire. No, John Titor è un personaggio di un anime che è il mio anime preferito. E quindi dico, no, non ci posso credere, ho trasformato John Titor. Che poi in realtà John Titor nell'anime è una donna. Ma vabbè, dettagli. Comunque è in regola, l'abbiamo capito. È in regola, va bene. Lui è in regola. Allora, bella, Alessandro. Centrale qui, agente Nick, mi controllate la targa del veicolo 40FPR286, passo. Ricevuto, resta in attesa, passo. E chi se muove? Io qua essere. Ciao Fanny, ciao Svag. Agente Svag. Nick, come richiesto, ecco cosa ho scoperto per la targa 40 Farad PR286, modello del veicolo Stanier, proprietario del veicolo John Titor, stato veicolo, in regola, chiudo. Non è un server fast, sto giocando da solo, ciao Vincenzo. Allora va bene, allora lei pare in regola, le faccio comunque l'alcol test, vabbè a prescindere multa certo, anche se in realtà non ce l'ho il blocchettino per fare le multe, ma facciamo finta che la facciamo. Thank you. Non lo so, Lion, domani vediamo. Perché ho la vecchia divisa, perché quelle nuove non so, non ho capito come si mettono, quindi mi accontento del vecchio, io so vecchio. So vecchio, divisa vecchia. Cucamba vecchio si fa, diceva mio nonno. Thank you. No, tutto a posto, sto tizio è pulito, raga. Ciao Anonymous. Si sta bloccando la live. Non lo so, Lion. Buonasera, Farmer. E buonasera. Bella a te, Zimu. Grazie, Anonymous. Bella, Roberto. Siciliano, io sono. Va bene, senta, lei se ne può andare, è pulito. Però ovviamente con la multa, eh. Allora, diciamo che se ne va con la multa. Stay out of trouble. Ok? Fate finta che io l'ho fatta, perché non so perché sta cosa non c'è. Facciamo finta che io l'abbiamo fatta. E che me frega a me a divisa realistica? A me interessa il gameplay. A me interessa l'azione. L'ho fatta? L'ho mollato a quello, boh, sì. Ok. Ah, tutto ok. Bella Mattia. Bella Juice Official. Alcune volte va a scatti, e pazienza, raga. El Elisel Churar. Mamma mia, che nome, ma ben arrivato. Tu sei sardo, ben arrivato. Ciao Joel. Makusi, ben arrivato anche a te. Daheni, ben arrivato anche a te. Metti solo il video del gioco, in che senso? Questo gioco è GTA 5. Centrale, qui agente Nick, controlli conclusi, tutto in regola. Riprendo il pattugliamento, passo. Sì, sono anche su TikTok. Ma è ricevuto, gene Nico, ho capito. Proseguite buono, con il pattugliamento. Chiudo. Basta, non mi chiamare genio. Non sono il genio delle tartarughe di mare. Non sono il maestro di Goku. Quello è il genio. Vi ricordate? Ciao Lion. Sei su Twitch anche. Ma sì, raga. E no, ma non lo so come si mettono le divise nuove, raga. Ciao Melo. Chi è? Oh, SGM, grazie mille delle 100 monetine, ti ringrazio. Grazie tantissimo del supporto. Ciao Gilby. Niki, ma io ricordo che su LSPDFR in passato facevi le multe. Sì, ma poi non ho capito, le mod sono cambiate, non so che è successo di preciso. Vabbè, che famo? Controlliamo sto tizio. Il vecchietto per Goku mi sono diventato io. Oh, aspetta. Ok, centrale, accetto la chiamata, passo. Ok. C'è un disturbo della quiete pubblica. Va a finire che un altro compleanno, una festa di compleanno, musica ad alto volume. Ciao Marco. Oggi un sindical. Non ne senti caldo? Ah, se sento caldo. Non vedi che sono a maniche corte? Sì, un pochettino, anche se c'è, in realtà più o meno, si sta benino. Che succede? Ah, ecco. Ehi, pugilato! Non gliel'hanno detto a quello che non si picchiano le donne? Ciccio, non si... Ehi! No, vabbè, è troppo forte, raga. Lui scappa e lei lo insegue che lo vuole menare. Ma ve ne rendete conto? Lui scappa e lei lo vuole menare. Vai che io piglio la signora.
Ma che piglia signora, che signora mi pare un pochettino pericolosa. Levati, scimuni tu non vai, levati. Buon sabato sera, Morgano. Aspetta che prendo a quello, va. Sembro troppo Iniesta. Oppure Iniesta che sembra troppo Nicke, potrebbe anche essere. Signora, ho capito, io sì, ho detto non si picchiano le signore, però lei sta fuggendo dalla polizia, io... No, sì, pensavo che ci stavo per sparare a pistola normale, caspita. Signora, signorina, signora, quello che è... fermati, mortacci tua. Ma il pugilato si fa col pugilato, certo. Mi pare ovvio. Allora, signora, signorina, quello che è. Oh, ce l'abbiamo fatta, i mortacci, voi. Signora, lei è in arresto per rissa e resistenza all'arresto. Allora, siccome il mio collega non c'è, controllo io. Cosa c'ha addosso? Un coltello? Cosa tiene addosso? Oh, chi è che mi ha rubato la macchina? Ho trovato eroina. Ok, allora lei è in arresto anche per possesso di droga. C'è anche un'altra cosa, ma non vo voglio dire. Va bene. Centrale, qui agente Nick. Ho appena arrestato la signora Chloe Blank. Mi ha mandato una volante per prelevarla, passo? Bella, Prido, tutto bene. Ciao, Neymar. Mazza, c'è Neymar, io sono Centrale Iniesta, a qui, ho posto. capito che hai appena arrestato Chloe Blank. Hai Esatto. bisogno di un'auto per portare l'individuo alla centrale? Passo. È quello che ho detto. Centrale affermativo, passo. Richiedi una volante per il trasporto del sospetto Chloe Blank alla centrale. Invio immediatamente la volante alla tua posizione per trasporto. Resta in attesa. Chiudo. Centrale ricevuto, grazie mille per avermi inviato la volante per il sospetto. Passo e chiudo. Ovviamente però non sta arrivando. Che fa? Ci ha trollato Yakino, tua sorella. Dice che mi manda la volante, ma qua non arriva niente. Qui non arriva niente. Qui non arriva niente. Centrale, a che punto è la volante? La volante che mi avete inviato per il sospetto. Passo. Non è un server, Nico. Agente Nick, la volante dovrebbe essere giunta alla tua posizione. Sei in grado di confermarmelo? Passo. Centrale, al momento no, passo e chiudo. Ah, sta arrivando, sta arrivando. Ok, sta arrivando. Sta arrivando. No, giocare a GTRP su Play non si può. Cos'è? L'ha vinta PH Ferrari? Ah, hai capito? Hai capito? Cos'è un appuntamento? Ah, ma è una signorina pure lei, quindi. Va là, due signore in Ferrari, va là. Ciao Peppe. Bella Roberto. Due signore in Ferrari. Wow. Va bene. Andiamo, Yakino, va che la macchina è rimasta un po' indietro. O è questa? No, questa è la mia macchina. Questa. Ok, Yaki. Che famo, Yaki? Rimani impalato come un salama, Munini. Andiamo. Quando ti piace GTA da 1 a 10, 9. Ciao Only Fabi. Ok. Centrale, perfetto, tutto a posto. Io e il mio collega torniamo in pattugliamento. Passo. Ricevuto agente Nicche, tutto a Oh. posto, riprendete il pattugliamento. Chiudo. Mi ha chiamato Nick, non mi ha chiamato genio delle tartarughe di mare, almeno per una volta. Una volta non so il genio delle tartarughe di mare. Cosa ne pensi di GTA 6? Lo attendi? Sì, lo attendo. Centrale, accetto la chiamata, passo. C'è una rapina, raga, una rapina. Ricevuto. Agente Nicche, presta attenzione che tieni informata. Chiudo. C'abbiamo una rapina, una rapina, una rapina. Ina, 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 oh, quanto è bella la rapina. Ina, ina, oh. Ci pensa zio Nicche, io. Quello è l'asinello comunque. Lello, bella a te. Ocio Diechino, che questi sicuro sono armati, eh.
Centrale, mi trovo sul luogo della rapina. Cerco di capire quanti sono i sospetti dentro al negozio. Passo. Ricevuto agente Mick che verifica il numero di sospetti all'interno e comunicamelo. Passo. Ma dove stanno? Io non vedo nessuno. Beh? E beh? Oh! Embe? Ma che c'è? Centrale, non ci sono sospetti. Sono già scappati via, passo. Ma che aspetta ne so qua? Che è successo, amico? Che tutto a posto? Aspetta, ah, lo hanno legato, ok. Ricevuto agente Nick e confermato la fuga dei sospetti. Ti consiglio di effettuare delle indagini nella zona e cercare eventuali testimoni che possano fornirti informazioni utili. Resta sì. In zona e tienimi aggiornata sugli sviluppi. Chiudo. Non è proprio il roleplay, Nico. Sto giocando da solo. Praticamente quella che parla è un bot. Ma io non sto a capire. Abbiamo finito? Tutto qui? Niente, abbiamo finito. Non c'è altro da dire. Non ci sono sospetti. Buh. Te la so già svignata, Iachino. Ma che ne so io? Buh. E quello manco mi ha detto niente. Quello lì se n'è andato, non è... Quello se n'è andato, non è che dici, sai, avevano la faccia così e colà. No, ma che te frega, tanto... Cioè, ma futtin. Ma futtin. Centrale, accetto anche questa chiamata, passo. Ricevuto, tienimi informata sulla situazione. Chiudo. Succede qualcosa da sta parte, va? Erano in auto, no! E scappavano, se erano in macchina, qualcosa doveva pur succedere, buh. Ma non lo so, vabbè, comunque ormai è andata così. Sicilia nel cuore, grazie. Tutto bene, Palermitano, mi sale il cibo. Fermo, polizia di Los Andos. Miau, miau. Sì, sì, bravo, intelligente proprio, eh. Ma che famo? Ma si ferma, non si ferma. No, so catanese. Si sta fermando, un po' umbriaco, eh. Iachino. Sì, vabbè, la sirena. Oh! Get out of here. Quando uno scende dalla macchina così... Quando uno scende dalla macchina così mi preoccupo non poco. Dice che è un poliziotto, io non mi fido granché. Dammi i documenti, fammi vedere. Centrale, mi controllate i documenti del signor Harry Johnson, passo? Dice che è un agente sotto copertura. Agente che resta brevemente in attesa, passo. Agente Nicche, esito del controllo, nome Harry Johnson, uomo, nato il 26 marzo 1990, patente valida, non ricercato, chiudo. Ho capito, ma... Senta, lei dice che è un agente, io la devo controllare. Vediamo lei cosa ha addosso, io non mi fido. Non mi fido, non mi fido, non mi fido, non mi fido. Che tasti? Non ho trovato niente. Io faccio un controllo approfondito. Agente o non agente. A me nessuno ha detto che lei è un agente. Lo sta a dire lei. Ecco. Agente delle banane, anfetamina, marijuana, pistola, samurai. Iachino, arrestalo. Waste of space. LSPD, get down on the ground! Sì, sì, la gente sotto copertura che si porta marijuana, ciccipa, ciccipi. È GTA, Giuseppe. Avanti, va. Ma non ci credo proprio che questa è una gente. Centrale, qui agente Nico, ha appena arrestato una persona che dice di essere un poliziotto, ma in auto ho trovato parecchia droga, passo.
Ricevuto agente Nicche, confermato l'arresto del sospetto che ha dichiarato di essere un poliziotto. Ti invieremo una volante per accompagnarlo alla centrale e procedere agli accertamenti di legge. Verifica se è necessario il percorso più breve per raggiungere la centrale e comunicamelo. Chiudo. Camelo! Se becca a me lo faccio sapere. Ottimo centrale, mi mandato un carro attrezzi per il suo veicolo, passo? Fucking scum! Ricevuto agente Nick, carro attrezzi in arrivo per il trasporto del veicolo di servizio fino alla centrale, restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti, chiudo. Ok, un raduno, non lo so, DF, credimi, per ora non penso. Oh, però non penso. Come fai a giocare in questa modalità? È una mod che mi sono creato io. Sì, lo so, Alessandro, non ho mai finito di fare le cose... Non ho mai finito quello, ma di la verità, perché è troppo complicato mettere tutte le cose italiane, perché... Voglio dire, non è che c'è chissà quale imbarazzo della scelta, non è, cioè, non è che... O magari perché se fanno pagare, quelle buone se le fanno pagare. Ma io sinceramente non voglio spendere soldi. Cioè, io voglio giocare e basta. Anzi, se, per me, per quanto mi riguarda, potrei pure mettere tutte cose americane, perché ovviamente i vestiti americani si trovano senza problemi. Sinceramente, per quanto mi riguarda, mi troverei pure meglio. Certo che sono su PC. E come faccio a creare le mod? C'ho la mia esperienza. Centrale, qui agente Nick, mi fermo un attimo a fare carburante, che la Lambo ciuccia parecchio, passo. Ora dice, no, queste cose non le devi dire, non si dice ciuccia. Se ciuccia, ciuccia, ciuccia. Ricevuto agente Nick, confermato, puoi fermarti per fare il pieno di carburante. Tuttavia ti ricordo che il tempo a tua disposizione è limitato. Cerca di essere veloce e torna subito in servizio. Restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti. Ti prego di comunicarmi il tuo status appena possibile. Chiudo. Vabbè, diciamo che abbiamo fatto carburante. Tanto del tempo che parlo ho già fatto. Ovviamente non ce l'ho in realtà il carburante, però facciamo finta. Centrale, rifornimento completato. Torno a pattugliare, passo. Ricevuto agente Nick, perfetto, grazie per l'aggiornamento, sei nuovamente a piena disposizione per eventuali chiamate e richieste, chiudo. Sì, l'avevo messo il carburante e poi si è buggato tutto e l'ho tolto. Ciuccia, ciucciare, ciucciare, bere tanto. Ma perché non si usa in, voglio dire, cos'è uno? Non si dice, che ne so, Sud Italia, mezzogiorno, caspita, ne so. Non si, ma può essere mai che non si dice ciuccia, voglio dire. Vabbè, comunque. Centrale qui a Gindenic, sto inseguendo un veicolo in fuga nella Spanish Avenue in direzione ovest, passo. Ricevuto agente Nick, confermato, inviamo il supporto sul tuo percorso, assistiti il più velocemente possibile e cerca di gestire la situazione senza mettere a rischio la tua incolumità o quella degli altri automobilisti, tienici costantemente aggiornati sulla situazione, chiudo. È andata bene. Fermo, fermo, sparo! Mi stavo investendo, quindi, ops, cassi sua. Era un pericolo. Andiamo, Iachino. L'ho beccato in testa, è morto. Diciamo che non è un... Diciamo che è un'azione simile... Beh, nella realtà mi avrebbe messo in guai seri, no? Diciamo, come poliziotto, no? In seri guai. Ma sì, ma qua che me frega, c'è morto, ma sì. Oh, regì! Scusami. Grazie, Vale. Grazie tesoro, grazie mille del caffè, che ancora non ho bevuto a dirti la verità.
E riproduzione musicale, grazie mille. Grazie. Centrale qui agente Nick, ho purtroppo ucciso un sospetto in fuga, mi mandate il medico legale, passo. Cos'è che sai? E io non so. Sporca la divisa di sangue, dove? Ricevuto agente Nick e confermato, inviamo sul posto il medico legale per la constatazione della morte del sospetto. Ricorda di assicurare la zona e di evitare di contaminare la scena del crimine fino all'arrivo del personale incaricato. Chiudo. Non devo sporcare la scena del crimine, non la devo sporcare, non la devo sporcare. No, no, proprio, mi sto solo sporcando le sangue, sì, le sangue, le scarpe. Ciao Luigi, ma dov'è il medico legale? Sì, vabbè, guarda, dov'è quello? Buono, eh? Dai, il medico legale si trova dentro al campo di golf. Aspetta, cos'è che sai? Che non ho preso il caffè? Che non prendi il caffè? No, in realtà dovevo prendere il caffè. Solo che mi sono lavato i denti e ho detto, aspetta, mo che mi vado a pigliare il caffè? Dovevo fare il contrario. Caffè, poi mi lavavi i denti. Invece ho fatto il contrario e ho detto, vabbè, non ne piglio più. Che vuoi? Signorica, passassi. Passassi. Vediamo cosa c'era in macchina comunque. Allora, cosa abbiamo? Oddio! Aspetta, ma sto controllando il cadavere pure io. Ah, sì. LOL, non sapevo. Eccola là. Crashò. È crashato. Sapete perché è crashato? Perché stavamo a fare due cose in contemporanea. Tutte e due che controllavamo sto tizio. Porca miseria, è crashato. Eeeh, was soll ich machen? In tedesco, che posso fare? Praticamente. Mannaggia. Come si dice? Come si dice? Sono di Catania, sì. Ma sono stato tanti anni in Germania pure. Ich war in Deutschland. Posto il blocco non ne posso fare. Bella player, ciao. Ciao Danilo. Io sono di Gela. Grande Alessandro, ti vorrei fare la battuta, ma ormai. Non mi fa caldo. Allora, dici che battuta, guarda. Il gioco è GTA 5, bella Agente Nick, fanbass. bentornato in servizio. Chiudo. No, non si è bloccato. È colpa mia. Sei cambiato, in meglio o in peggio? Buonasera Simone. Come faccio ad avere la mod? Mi spiace, quella che parla ce l'ho solo io, è mia, privata, me la sono fatta io. Cioè, non capite male, me la sono fatta io, me la sono creata io. Prima che qua, i discorsi. Oh. Allora, mi devo cambiare il coso e i vestiti, ovviamente. Modello. Ah, io sono un bel modello. Sono un bel modello. È crashata la mod? Sì, purtroppo c'è stato un piccolo problemino. No, non mi dire amio, per carità, madonna mia, quella tipa lì che dice amio, non si può sentire. Mamma mia, non si può sentire veramente. La modalità polizia come si attiva, Leo? È una mod la modalità polizia. Sì, quella è così. Fidati. È una mod, è l'SPDFR. Inutile che chiami il carro attrezzi. Lo chiamo lo stesso. Ce la fai a rimettere tutto? Certo che ce la faccio a rimettere tutto. Centrale qui agente Nick, ho un veicolo abbandonato in mezzo alla strada. Che mi potete mandare un carro attrezzi? Passo. Cucù. Alessandro, grazie mille del cappello. Ricevuto agente Nick e confermato, inviamo sul posto un carro attrezzi per il recupero del veicolo abbandonato. Ti preghiamo di fornirci la posizione esatta del veicolo, cose che possiamo inviare il supporto nel modo più efficiente possibile. Resta in attesa di eventuali aggiornamenti da parte tua. Chiudo. Ah, è già arrivato. Che caspita vuoi sapere che è già qua? Euro Truck, mo' poi vediamo, raga. Qua c'è da pregare quando questa parla. Qu quando parla c'è da pregare perché non finisce più. Mi fa esaurire. Ti sta trollando, sì. È così. E lei è così. Come mi chiamo? Sebastiano. Dici perché ti chiami? Cornuto! No, non mi chiamo Cornuto. Spero almeno, eh. Spero almeno. Spero tanto, guarda. Stavo a dire. Intanto a questo lo fermo perché mi si è piantato davanti.
Allora. Chi è che si... Questo, questo davanti si chiama Amio? Signor Amio? Sempre se non è una ragazza, non lo so. Amietta? Oh, che famo? Ah, è femmina, non si... Vabbè, vabbè, anche una donna si può chiamare Amio, sì, è vero. Si è fermato? E comunque che stavo a dire? Io mi chiamo Sebastiano. Mi chiamo Sebastiano perché mio nonno era, si chiamava Sebastiano praticamente. Mio nonno si chiamava Sebastiano. Ovviamente uno dice, Nick, hai due nonni. Cioè, da quale nonno hai preso il nome Sebastiano? Nonno paterno. Come si chiama il nonno materno? Il nonno materno si chiama Rocco. Non mi hanno chiamato Rocco. E vabbè. Allora, dunque. Dunque, signorina Amio. Mi dai i documenti? Che flow? Minchia, questo è sospetto, sì sì. Samantha. Anzi no, la chiamo Amio. Centrale, mi controllate i documenti di Samantha Gomez Amio? Passo. Agente Nick resta brevemente in attesa. Passo. E chi se muove? Agente Nick, esito del controllo. Nome Samantha Gomez. Donna, nata il 17 febbraio 1996. Patente valida. Non ricercato. Chiudo. Ok, cos'è che non deve esagerare? Non lo so, poi mi picchia se no. E dunque, Cicciuzzo, buonasera. Ah, perché l'ho chiamata Amio. Oramai ti chiamerò a posto, ci manca solo che... Sì, sì, chiamami Amio, mi raccomando. Mi sono visto su TikTok, c'è un TikTok, no? Che c'è questa qui che fa Amio e c'è uno che gli fa che cazzo steady. Vabbè. Centrale, qui agente Nick, mi controllate la targa 80HSK762, passo. Di poco, ferma. Ricevuto, agente Nick, resta in attesa, passo. Qui centrale, ecco l'esito del controllo per la targa 80HSK762, modello del veicolo Ruiner, proprietario del veicolo Samantha Gomez, stato veicolo, in regola, chiudo. Vabbè, insomma, lei è in regola, però prima perché mi si è piantata davanti, ah? Lei, signorina, perché prima si è voluta fare dare una botta da me, eh? Mi dissocio. Perché si è voluta... Perché si è fatta... No? Ok, ok. Un altro mese asterisco asterisco asterisco. Grazie Frank, grazie dell'abbonamento. Signorina, quindi niente, vabbè, poi me lo spiega, va. Va bene, niente, la lascio andare, cioè, però la prossima volta stia più attenta quando butta una frenata, va bene? Ok, siamo d'accordo? Va bene, avanti, sì, dai. Arrivederci. Mi è scassata tutta la macchina, mi è scassato, ma che Iachino che fine ha fatto? L'ho ancora preso. Iachino me lo so dimenticato. Neopatentata può essere, sì. Che gioco è? GTA 5. Perché mi ha censurato la parola? Non lo so. Allora, vediamo un po'. Pigliamo Iachino. Dov'è Iachino? Iachino! Andiamo, dai. Ah, anche tu mi chiami Amio, Albi? A posto siamo. Avanti, va. Sei in live? Sì, sono su TikTok. Un simulatore di pulizia per telefono, non ne so niente, credetemi. Niente. Centrale, qui agente Nick. Sono di nuovo in pattugliamento con il mio collega Iachino. Passo. Iachinuccio. Qui centrale, ho capito agente Nick. Non ho bisogno di alcuna azione specifica al momento. Continuate il vostro pattugliamento come programmato. Se occorre qualche ulteriore supporto, vi preghiamo di contattarci. Certo. Passo. Centrale, ricevuto, passo e chiudo. Che ha detto? Non ho capito niente. Vabbè. Ma chi la capisce? Qual è il mio gioco preferito? Quelli che porto, in pratica. Che tempo fa a Catania? Freschi, freschetto. Non... Così, così. Difatti oggi pioveva, ho detto, ma che caspita di maggio è? Che brutto, che tempo. Veramente, non lo so, veramente. Difatti oggi mi sono fatto la doccia, ho dovuto accendere i riscaldamenti, c'è Fred. Oh! Hai lisciato il palo!
Ora lo fermiamo. Qua tutti che lisciano i pali sono, lo so io. Problemi c'hanno questi qua. No, veramente, cioè, ogni tanto fa caldo, ogni tanto fa freddo, io non ci sto a capire più niente. Andrai a trovare Poddy, non lo so, raga. Ma che succede qua comunque? Ah, il semaforo. In estate dove vai a mare? A Catania, ovviamente. Che madonna, a Messina a mare? A Catania c'è il mare, no? Zordi, non mi vedi in live su TikTok perché forse ho messo vietato ai minori di 18 anni. Che cosa è successo? Oh! Centrale, accetto la chiamata, passo! Ricevuto agente Mutt, procedi pure. Chiudo. Ah, devo andare a mare in Puglia? Vale? A voglia, quando vuoi. Se mi vuoi, io vengo. Suona male. Suona male, vabbè, sì. Comunque, se tu vuoi, io vengo. Ma dov'è sta sparatoria qua? Aspetta, dov'è questa sparatoria? Non la metti per tutti, che cosa? Eh no, perché poi rompe le balle, coso qua. Come si chiama? TikTok, capito? Devo mettere vietati meno di 18 anni. Ma chi è che ha? Oddio! Yekino! Aspetta, ce n'è un altro armato. Boh, betto da terra, non lo so dire in inglese. Sì, Marco, certo che è possibile. Che chiamata è, Nick? Sparatoria. Difatti, sì, c'è stata la sparatoria. Un morto e uno in arresto. Che poi non ho capito, va, comunque. Sembra la live di un altro sito. Sito esaurito. Esisteva, o forse esiste ancora. È roba vecchia, come me. Quando ero più ragazzino mi guardavo sito esaurito. Magari esiste ancora. No, beh, GTRP fatto a modo mio, come il caffè. Madonna, ci abbiamo un cadavere a terra. Ci abbiamo un cadavere. Buonasera, Jessica. Dov'è Iachino? Dietro di me, in teoria. Prima di qua. Intanto togliamo la pistola da per terra. Centrale qui, agente Nick. Ho un ferito d'arma da fuoco. Mi mandate un'ambulanza. Passo. Mi trovo al momento nel campo da golf, passo. Passiamo due volte. Intanto, chi è questo? Capito, agente Nick, Madonna, abbiamo inviato le una squadra medica sul posto per assistere il ferito. Abbiamo anche richiesto il supporto di una squadra di agenti per aiutarti a garantire la sicurezza nella zona. Sei in attesa di altre ulteriori informazioni o supporto da parte nostra, agente? Passo. Centrale, mi basta che mandate l'ambulanza, passo e chiudo. Ok. OMSI non mi piace, raga. Ma dov'è sta ambulanza? Polizia in giardino, Beh, giardino, questo è il campo da golf in realtà. Cosa c'hai addosso, amico caro? No, io cosa vorrei essere nella vita? Nella vita vorresti essere poliniere? O carabiziotto? Mauro, ma come scrivi, Mauro? Centrale, ho anche arrestato un sospetto. Mi mandate una volante per lui, passo? Sì, Gilby, basta cambiare ovviamente le divise. Capito, agente Nicche. Le invieremo una volante per il trasporto del sospetto in centrale. Attendi il supporto ed evita di muoverti dalla vostra posizione attuale con il sospetto arrestato fino a quando la volante non arriva sul posto passo. Centrale, ricevuto, passo e chiudo. Non so come parlargli più a questa, mi ha rotto le balle, parla tanto. Allora, ma in che modo a modo tuo? In che senso a modo mio? Allora, ragazzi, sto giocando single player. La ragazza che parla non è reale. La ragazza che parla è tipo Alexa, tipo Siri. Quindi, è morto? E l'ambulanza ne ammazza altri due, mi sa, eh. Ocio, Iachino. Centrale qui agente Nick, purtroppo il sospetto non ce l'ha fatta. Che mi ha mandato il medico legale, passo?
Ma a proposito, ma io non ho chiamato. Mi dispiace molto, agente Nicche. A me no. Ti contattiamo appena possibile per ulteriori informazioni sul caso e per le procedure da seguire. Resto in ascolto in caso di altre esigenze da parte tua. Chiudo. Sì, ma io ho detto, vabbè, centrale, capito, ma mi potete mandare il medico legale, passo? Capito, agente Nicchio. Ho appena inviato un'ambulanza con un medico legale sul posto per assisterti in questa situazione. Rimani in attesa del loro arrivo e assicurati di garantire la sicurezza della zona finché non arriveranno, passo. Centrale ricevuto, passo e chiudo. È buona, eh? Ok, è GTA, sì. Mi saluti, ciao Joseph. È GTA 5. Ok, sta arrivando il medico legale. Iachino, poi ce ne andiamo. Ma che fai? Oh! Iachino, ma che ti odori? Ho visto che tocca e si odora questo, non l'ho capito. È carro funebre, no? Si chiama il medico legale. Ehi, la... Mattone, grazie mille della rosa. Ambulanza intanto dov'è che si è schiantata? Da qualche parte. Arriva il medico legale. No, quale 4090? Ducco, ma che ce li ha sti soldi? Magari avessi tutti questi soldi. Ciao, grazie Adam, grazie Gallo dell'Ovvami. Ti ho seguito, Nick, grazie Angelo. Va bene, Iachino, a questo punto ce ne possiamo andare, basta, non c'è altro da fare, se la vedono loro. È arrivato il medico legale, ma che me frega. Potresti portare Bus Simulator, non mi fai impazzire, sai? The Failis dei 33 Watt, non ho capito niente. Ma io veramente, ragazzi, ho appena iniziato di nuovo... Come si chiama? House Flipper. Grazie dell'ognomo da giardino, Adam. Ora poi gli cerco posto. Buonasera, Jacopo. Perché non giochi a farming? Ma perché... Non lo so, raga, faccio tutto io. So che questo vi piace. Almeno una volta piaceva, c'era più gente. Oramai già si sono stancati. FIFA, dove ti invito? Questo non è multiplayer. E poi vedo se... Magari poi vedrò per altre macchine, raga. Allora, dunque. Centrali, qui agente Nick. Tutto concluso. Io e il mio collega siamo di nuovo in pattugliamento. Passo. Yes. Come sto senza capito, barba? Capito, agente Nick, grazie delle informazioni e del lavoro svolto, rimaniamo qui in centrale disponibili per ogni bisogno o richiesta da parte tua, chiudo. No? Cazzeggio come ai vecchi tempi, ma ai vecchi tempi sai com'era il cazzeggio? Era dire parolacce, cioè... Non lo so, non mi viene, cioè, non lo so, non mi viene, non lo so. Grazie, Joseph. Bella, Antonio. Ben arrivato. Sono simpatico. E pignò, no, quella era un'altra battuta. Era diversa. Quella di Aldo, Giovanni e Giacomo. Era diversa, era diversa. Comunque, grazie, del simpatico. Centrale, accetto la chiamata, passo. Allora, questa è quella che dove sono morto tre volte di fila, eh. Questa è la chiamata dove sono morto tre volte di fila. Quella lì dove aprono la serranda e sparano. Quindi stavolta dobbiamo essere più intelligenti. D'altronde la centrale me l'ha detto che io mi chiamo genio. Quindi se io sono il genio, sono genio. Fammi passare, insomma. No, la mia mod non si può scaricare. Grazie, grazie, bono. Sì, salgo sul furgone e ci provo. Grazie Adam, grazie Mattone. Nick, era un attimo via, che chiamata è? È la più difficile che ho mai fatto e sono sempre morto. Open Rails, non lo conosco. Oscoli mortacci tua, che te fermi, ti devi spostare, scemonito. Grazie Alessandro. Madonna! Un pezzo di macchina ho perso, vabbè dai. E tanto poi, tanto sta macchina la devo cambiare.
Questa è quella più difficile, vado a fare. Che devo fare? Devo, ci sono, mi pare. Oh, mannaggia a te, cornuto! Ma là sei strosio! Parente di qualcuno, probabilmente. Caspita, io dico passa a sinistra, mi blocca la sinistra. Dico ok, passa a destra, mi blocca la destra. Allora sei strosio. Anche tu? Oh, Alessandro, grazie mille. Grazie tante delle 20, che so, maialini. Fico. Vai, Nick. Sì, tempo che arrivo già ho 5 incidenti ho avuto. Ah, ok, Joseph, ma trova il tempo, mannaggia. Ah, sì, lo stronzio è un elemento chimico, sì. È quell'elemento chimico che mi fa girare le balle. O terra e no vetro non mi prende, raga. Oddio! Porca miseria, ho pure investito un coyote. Cioè, manca che passa pure un cervo, metto sotto pure lui. Bella, le mastri. Tempo che arrivo ha ammazzato un mucchio di persone. Ma quando è che arrivi? 10 km erano. No, non è un server. Siamo quasi arrivati. 2 km. Sì, è successo il cervo l'altro ieri. Ieri forse. Non è 5M, no, non lo è. Non è 5M. Non è multiplayer. E cos'è allora? GTA normale, no? Bella Oli Gabri. Sì, ho Discord. Ah, però siamo arrivati sani e salvi, mi dicono. Allora, ora qui io non ci voglio crepare, ok? Dali, Yagino. Sparate! È blindato, scemo! Che miseria, non finì! È qua! Cunnuto, ma quanti siete ancora? Vabbè, facciamo una cosa. Centrale qui, agente Nick, che mi stanno sparando. Passo. Così arrivano altri rinforzi. Anche se ormai è un po' tardi, direi. Agente Nick, rimani calmo e cerca un riparo sicuro. Invieremo immediatamente delle pattuglie sul posto per aiutarti. Conferma la tua posizione e quanti sono gli aggressori. Ti preghiamo di mantenere la calma e di non assolutamente correre il rischio la tua incolumità. Sì, passo. Centrale, mi trovo ad Human Lab. I sospetti sono armati di mitra e sono almeno 3-4. Passo. No, è GTA normale.
Quando camore, ah? Capito, agente Nicchi, abbiamo inviato immediatamente delle pattuglie sul posto. Cerca di mantenerti nascosto e di evitare il contatto con i sospettati se possibile. Ti preghiamo di fornirci qualsiasi informazione utile sull'incidente e sul tuo stato di sicurezza al fine di intervenire efficacemente sul posto. Ti preghiamo di rimanere in contatto costante con noi. Basta, quando caspita parla sta scimunita. Centrale ricevuto, passa e chiudo. Niente, non capisce niente questa. Centrale, mi stanno sparando. Passo e chiudo. Oh. Ci vuole tanto. Oh, ci voleva tanto. Ma quanti sono? Ma dov'è? Porca miseria, ma chi è? È finita, madonna mia. Non è 5M. Grazie comunque, Figo Antonio. Grazie di... Che cos'è? Martello di tuono. È GTA 5, sì. Madonna. Con calma, ormai è finita la festa. Centrale qui, agente Nick, potete mandare il medico legale, passo? Tanto che c'è ma... Morti sono. Sì, grazie, capito, colleghi. Agente Nick, ti chiediamo cortesemente di fornirci maggiori informazioni sulla situazione. Abbiamo inviato il medico legale di rinforzo durante la tua precedente missione al laboratorio. Se sei in difficoltà, ti preghiamo di darci maggiori dettagli per aiutarti nel modo migliore possibile. Passo. Centrale, no, va tutto bene. Ci sono parecchi sospetti morti e mi serve il medico legale. Passo. Capito, agente Nicche. Invieremo subito il medico legale sul posto. Ti preghiamo di restare in attesa e di fornirci qualsiasi altra informazione utile sulla situazione. Passo. Centrale, ho capito, passo e chiudo. Parla troppo. Ok. Vabbè, no, ma tutta sta polizia se ne può andare. Colleghi, ve ne potete andare. Un giro dentro i laboratori. Sospetti morti? Beh, sì, sospetti. Come li vuoi chiamare? Persone? Sospetti? Tizi morti? Il medico legale è appena arrivato. Ma forse che uno non ci basta. Centrale, mi potete mandare un altro medico legale, passo? Chiudo. Capisco, agente Nicche. Invieremo immediatamente un altro medico legale sul posto. Ti preghiamo di fornire maggiori dettagli sulla situazione in cui ti trovi e di restare al riparo in attesa dell'arrivo del supporto medico. Passo. Centrale ricevuto, passo e chiudo. Proprio sono arrivati in accavallate, se stanno a fare il baby medico legale, questi stanno a fare. Oh, piano. Comunque, mi puoi spiegare come fai a interagire con la centrale? Marco, è una mod che mi sono creato io. Quanto sono alto? 1,60 m. Peccato che dice più o meno sempre la stessa frase. No, è perché... Non sai perché lo dice Frank? Dice quasi la stessa frase perché, siccome lo ha detto poco prima, me lo sta a ripetere che lo vuole sapere. Non è che lo dice, capito? Lo ripete perché io non gli ho risposto, perché tanto è inutile, troppe cose vuole sapere che non gli so dire, ovviamente, no? Cioè, troppe informazioni inutili alla fine. Madonna, ma che succede qua? Ma Iachino in tutto ciò che fine ha fatto? Iachino è là sotto che guarda il cadavere perché a lui gli piacciono i cadaveri. No, ragazzi, la mod è mia, insomma, non la condivido perché fa parte del mio lavoro. E poi oltretutto non è neanche facile da usare. Ed è pure, insomma, costa pure utilizzarla perché utilizzo vari servizi per farla funzionare. Grazie Albi, grazie mille. Dove la creo la mod? La creo con tipo Visual Studio. Che lavoro faccio? Lo youtuber.
Centrale qui, agente Nick, mi serve un nuovo veicolo, me ne mandate uno, passo? Ricevuto. Scegli quale nuovo veicolo desideri. Chiudo. La Lambo? No, pigliamo l'Alfa, va, che non la usiamo quasi mai. Ciao Andrea, mandatemi l'Alfa. Sono un ragazzo in gamba, grazie mille, Leone. Grazie. Ciao Andrea. Si blocca la live, boh. Non lo so. Come si chiama il programma di Amazon? Quello che parla? La voce? Amazon Polly con la Y. Non lo so perché l'hanno chiamato così. Forse è mio onore che mangio sempre pollo. Oh, qua mi trovo. Buonasera, Pitbull. Grazie collega, molto gentile. Aliaki. Ok. Almeno non sono morto. Pensa un po' per fare questa missione, altro che tre tizi. Qua ci deve venire. Beh. Ti apri o non ti apri? Ah, ok, ci voleva un po' di cosina blu. Dici, cos'è la cosina blu? Io non ne faccio uso, ma comunque la mia macchina è blu, quindi la sbarra si è alzata meglio, capito? Dettagli, dettagli, dettagli. Dettagli. Non è un server. Sì, ti devo spiegare come si crea la mod, Leo. A voce? Ma io non è che ho problemi a farti vedere, ma non ci capisci niente se ti faccio vedere. Io posso far vedere, raga. Io non ho problemi a far vedere la mod come è fatta, però voi non ci capireste niente. Cioè, capito? Guarda tu stesso, Leo, vedi se ci capisci qualche cosa, che ti devo dire? Che poi in realtà quello che vedi è mezza mod, perché poi c'è l'altra mezza mod. Cioè, insomma, c'hai capito? Questo è quello che dovresti fare tu. Ed è solo mezza mod. Questa è mezza mod. Poi ce n'è un'altra ancora. Quindi, insomma, riuscire a creare una mod è una cosa che non è che la fai dall'oggi a domani. Insomma, devi avere una certa esperienza, capito? Quindi, insomma, raga, non è che dici fai vedere come si fa. E come si fa? Anche se te lo faccio vedere non lo capisci. In pratica mi diletto a programmare, sì. Dove ho imparato a programmare? Da solo. Da solo, guardando video, guardando guide su YouTube, cioè scusate, YouTube, Google, ovvio. Così, non ho mai fatto nessun corso, non ho mai. Non, io non c'ho neanche. Come si chiama il patentino, quello là, tipo. Com'è che si chiama quello. Patentino, quello lì, di informatica. Io non c'ho niente. Niente c'ho, non ho fatto mai informatica a scuola, non c'ho un bel niente, non ho niente come carta. Ma no, appunto, io non ho fatto nessun ITIS, non ho fatto niente, zero nella vita. E che linguaggio è quello? Quello che avete visto voi è JavaScript. E poi l'altra mod, perché le mod sono due, perché poi c'è quella che si collega proprio a GTA, quella è fatta in C Sharp, cioè C e C e asteri C e cancelletto in pratica. Autodidatta, sì, autodidatta. Oh, che succede dentro di me? Mi viene segnalato che questo tizio è sospetto. E mi pare che lo è. E lo è, non si ferma. Ok. No, no, siamo già in inseguimento. Che devo brevettare? I mortacci sua. Sì, riesco a vivere con YouTube. Centrale, qui agente Nick. Sto inseguendo un veicolo in autostrada nella Sinora Freeway. E la targa è 24 TOI 217, passo. Capito, abbiamo appena ricevuto la tua comunicazione. Ti chiediamo di continuare a seguire il veicolo in questione e di fornirci qualsiasi informazione utile sulla situazione.
Invieremo una pattuglia per supportarti sul posto. Hai bisogno di supporto immediato? Passo. Direi, caspita. Sì, centrale, mi servirebbero dei rinforzi. Potete mandarli, passo? Grazie dell'ovvami. Capito, agente Mitty, abbiamo appena inviato una pattuglia di rinforzo sul posto. Ti preghiamo di fornirci la tua posizione esatta e qualsiasi informazione utile sulla situazione in corso. Tieniti al riparo in attesa dell'arrivo dei rinforzi. Passo. Centrale, mi trovo al momento nella Sinora Freeway al chilometro 82. Passo. Vai che lo blocchiamo! Capito, agente Mitty, abbiamo ricevuto le tue informazioni e la pattuglia di rinforzo sta dirigendosi verso la tua posizione. Ti preghiamo di continuare a fornirci informazioni sulla situazione in corso e di restare al riparo in attesa dell'arrivo dei rinforzi. Passo. Centrale, ricevuto, passo e chiudo. Ma rotte le palle, scusi, questa parla troppo, porca miseria. Chiudo. Rimaniamo in ascolto e siamo pronti ad assisterti. Ti preghiamo di tenere la linea aperta. Basta. Per qualsiasi altro aggiornamento sulla situazione in corso. Oi, grazie mille, tesò. Grazie mille. Che mi ha mandato? Riproduzione musicale. Grazie. Grazie, Vale. Yakino si è perso in tutto ciò. Oli, poli, po. T'ho preso. Dai, non lo fate scappare così. Mortacci sua. No, vabbè, io non ci posso credere. Cioè, ma che siamo? Siamo la vergogna della polizia. In quattro che non riusciamo a fermare uno, va. Scemonito. Mortacci tuo, ti spezzo le gambe, ti spezzo, guarda. Non ci posso credere, raga, io non ci voglio credere. Siamo in quattro, nessuno che ce la fa a fermare questo. Sai che ti dico, vaffango. E che becco un poliziotto di mortacci sua. Siamo la vergogna della polizia. In quattro non riusciamo a fermarne uno. Siamo la vergogna. Poi vabbè, poi sto gioco è esagerato, no? Questo gioco è esagerato, sapete perché? Questo gioco è esagerato perché voi lo investite, in teoria gli avete rotto le gambe. No, quello corre come se... Dici, mai in vita mia le gambe ce l'ho d'acciaio. L'avete preso? Ucciso? Lo hanno ucciso, davvero? Alla fine gli sono girate le balle. E dov'è? E dov'è il corpo? E chi ci ha capito cosa? Il gioco si chiama GTA 5. Bella carusello. Sparito pure il corpo. Vabbè, andiamo a cambiare macchina. No, torniamo in... È che siamo senza fari. Non possiamo andare in giro senza fari. Centrale, qui agente Nick. Il mio veicolo è ormai inutilizzabile. Mi mandate un carro attrezzi, passo. Coppa di Yakino, Capito, agente Nick, invieremo sul luogo un carro attrezzi per recuperare il tuo veicolo. Ti preghiamo di fornirci la tua posizione esatta e di restare al sicuro in attesa dell'arrivo del mezzo di recupero. Hai bisogno di supporto aggiuntivo o hai altre richieste? Passo. No, centrale, mi serve solo il carro attrezzi e mi trovo al chilometro 95, passo. Chi ti ha chiamato a te? Che vuole questo? Chi l'ha cercato? Io non l'ho chiamato. Capito, agente Vice. Abbiamo inviato un carro attrezzi per recuperare e trasportare il tuo veicolo. Ti preghiamo di restare al sicuro al bordo della strada e di indicare chiaramente la posizione del veicolo al conducente del carro attrezzi al momento del suo arrivo. In caso di necessità, non esitare a contattarci nuovamente. Chiudo. Yakino, hai sentito tua sorella? Ha detto che non devi stare in mezzo alla strada. Togliti, che è pericoloso. Collega, te ne puoi andare, grazie. Io conosco questo.
Vabbè. Centrale, qui agente Nick, è ottimo. Mi serve un nuovo veicolo adesso, passo. Ricevuto. Scegli quale nuovo veicolo desideri. Chiudo. Dammi la Ferrari. Ma Nick, che bella la divisa del collega. Sì, vabbè, Morgan, no, lo so, ma l'hanno detto, è vecchia, non è buona, uguale, raga, ma che me frega, basta che si gioca. Posso giocare? No, parite, non si può giocare come me sulla Play. Grazie che mi ha lasciato sportellavetto, molto gentile. Salghi, salghi, mi salghi. Cioè, non capite male. Perfetto, torniamo in città, va, mi sono rotto di stare qua, andiamo, va. Andiamo in città. Centrale qui agente Nick, ho appena effettuato il cambio del veicolo, io e il mio collega siamo di nuovo in pattugliamento, passo. Capito, agente Nicche. Grazie per l'aggiornamento. Continuate a pattugliare l'area e manteneteci informati sulla vostra situazione. Ci fate sapere se avete bisogno di ulteriore assistenza. Chiudo. Ho capito, posso giocare? No, l'ho già detto, così non si gioca sulla Play, raga, non si può giocare. Non ho capito che gioco è GTA 5 con le mod. Grand Theft Auto 5. Ciao, user. Sì, questa. No, non è potenziata la macchina, è che ho cambiato i settaggi proprio. Ho fatto il cambio dei settaggi. Quindi c'hai i settaggi fatti appositi. Ciao Christian, ciao Struga Angelo. Non è più facile? Esatto, bella Federico. GTA 5 offline. Oh, chiamata, broken vehicle. Nah, non mi piace. Veicolo rotto, che me frega a me. Che so, cavoli mia. Centrale, qui agente Nick, mi sono fermato con il mio collega al bordo della strada, faccio un paio di controlli tramite l'autovelox, passo. E così fa una cosa diversa. Diciamo che Capito, qua agente c'è. Nicche. Grazie per l'aggiornamento. Ti preghiamo di rimanere al sicuro per effettuare i controlli necessari. Ci fate sapere se avete bisogno di qualche Cifato. supporto aggiuntivo passo. Centrale ricevuto, passo e chiudo. Ehi, 69! Vabbè, non capisco, non è, cioè, dici Nick, hai visto un 69 e subito ci precipiti. Era 69, poi è diventato 68, però era 69, va bene. Comunque, ma poi che ve frega, 68, 69, non cambia niente, cambia poco. Poca differenza, mi dicono. Allora, andava veloce sto tizio qua davanti, va, fermiamo lui. Avanti. Accosta, signor Dudu. Il computer della polizia si apre con la Q, sì. Boh, non lo so, da te. Allora, non lo so. Fratello, come si gioca? Come si chiama questo gioco? Questo gioco si chiama GTA 5, Grand Theft Auto 5. Bella, supporto Nick, ben arrivato. Ciao, Joele. Giocare con la tastiera? Io gioco con la tastiera. Aspetta, vi parcheggio meglio. Oh, sportello si stava portando quello. Centrale qui agente Nick, ho appena fermato un'auto per eccesso di velocità, passo. C'è odore di alcol, ok, dice il mio collega. Per favore, rallentate un Capito, po'. agente Nicche, grazie per l'aggiornamento. Quando hai il tempo, ti preghiamo Sì. di fornirci tutti i dettagli sull'auto che hai fermato, inclusi il numero di targa, il modello dell'auto e l'identità del guidatore. Ti Certo. preghiamo anche di informare il guidatore della violazione commessa e di prendere tutte le necessarie precauzioni per garantire la sua sicurezza.
La sicure? Vabbè, si assicura. Assicura l'hai messa io chi una pistola, no? Centrale, ok, perfetto, ecco la targa, potete controllarla. 27 LK873 passo. Ricevuto. Un attimo che controllo. Passo. Vediamo un po'. Controlliamo, Dunque, ecco l'esito controlliamo. del controllo per la targa 27 litri e K873, 27 litri. modello del veicolo Regina, proprietario del veicolo J. Richman, stato veicolo, in regola, chiudo. Hai capito come si chiama questa macchina? Il modello di questa macchina? Il modello di questa macchina si chiama Regina. Va bene. Allora, mi dai i documenti per favore? Allora, centrale, mi controllate i documenti del signor Yahi Richman? Passo. Una specie di nome simile. Qui centrale, un attimo procedo al controllo, passo. Ecco il risultato del controllo, nome J. Richman, uomo, nato il 3 agosto 1977, patente valida, non ricercato, chiudo. Ok, facciamo alcol test. Sì, è solo per PC e la mod me la so fatta io. Non è server, non ha bevuto, ok. Vediamo se è drogato. Oh, positivo alla coca! E anche ad un'altra cosa. Allora, scendete dal veicolo. Questo sta guidando sotto effetto di droghe. Ovviamente lo dobbiamo arrestare. Ciao Dani. Ciao Fabio. Non è un server comunque, non è un server. Allora, lei è in arresto perché guidava sotto effetto di droghe. Bella Mattias. Ha il diritto di rimanere in silenzio, tutto quello che dirà verrà utilizzato contro di lei in tribunale. Se non può permettersi un avvocato, gliene daremo uno d'ufficio e tanti saluti. Yakino, aspetta, gli faccio un controllo corporale, magari c'è della droga addosso, chi lo sa. Bella te, Sebi, ciao, salvo. Una pistola c'aveva addosso questo. Grazie mille, Francesco. Inginocchiati e prega se vuoi. Allora. Lei chi è? Centrale, mi controllate i documenti del signor John Ramirez? Passo. Ricevuto. Un attimo che controllo. Passo. Vediamo un po' questo qua. Ecco il risultato del controllo. Nome John Ramirez. Uomo. Nato il 26 maggio 2002. Patente valida. Non ricercato. Chiudo. Vediamo cosa c'hai addosso. A sto punto io devo controllare. Oh, pure te un'altra pistola. E questa do. Forse possiamo fare i posti di blocco. Da dove salta fuori sta paletta? Forse. È saltata fuori una paletta. Comunque lei è in arresto. Lei è in arresto perché sta trasportando illegalmente un'arma. Stessi diritti, stesse cose, insomma. Yakino, tienimeli d'occhio, eh. Sì, vabbè, no. Allora me la segnavo a rossa. Rossa significa che quella che aveva lui era tipo, che ne so, magari con il numero di serie a braso, capito? Quando è rossa significa che non può. Ok, in macchina nulla di che. Centrale qui agente Nick, ho appena sequestrato un veicolo modello Regina. Mi trovo al momento a Palomino Freeway, chilometro 25. Mi mandate un carro attrezzi, passo. Capito, agente Nicche, grazie per l'aggiornamento. Ti serve un Porca vacca! veicolo per il trasporto dell'auto sequestrata o hai bisogno di altre assistenze sul posto? Passo. Aspetta un attimo, il problema è sto tizio.
Sì, va bene, va. Ci sto a capire niente. Se ne vada fuori dalle balle. Situazione pessima. Aspetta un attimo, va qua, situazione brutta. C'è troppo traffico, troppo macello si è accumulato. È che per sbaglio ho fermato qualcuno prima e si è intasato il traffico. Tipo, è come se sto camion si è fermato. Grazie Cristian, grazie Francesco. Ma che fermali tutti? È che qua si è creato... Ma devo parlare con sto tizio io? Ma che vuole questo? Ma perché non se ne va? Che due palle però. Si fermano tutti. Allora. Oh, però è una rottura di palle, ah. Non se ne vanno, ah. Ma dai, che cammina questo cavolo di camion? Ma hanno sbloccato il traffico, l'ho già sbloccato, non capisco, forse è la sirena. Sono rincoglioniti questi oggi. Io non sto a capire, perché non se ne va questo? Ma che vuole? Boh, vabbè. Non lo so. Centrale qui a Gendenicche, quindi me lo mandate questo carro attrezzi, passo? Anche se non so come fa a passare. Mi dispiace, ma non ho capito il tuo messaggio. Puoi ripetere la tua richiesta o fornirmi maggiori dettagli? Passo. Madonna mia, proprio ignorante. Centrale, ripeto, mi serve un carro attrezzi, me lo mandate, passo? Capito, agente Nicche. Ma va? Un carro attrezzi è stato mandato per il trasporto del veicolo sequestrato. Chiudo. Centrale, perfetto. Adesso mi mandate anche una volante. Ho arrestato due sospetti. Passo. Capito, agente Nicche. Una volante è stata appena inviata sul luogo dell'arresto. Chiedimi ulteriori informazioni se necessario. Passo. Centrale, non ho altre informazioni, passo e chiudo. È GTA 5 questo è, raga, GTA 5. Beh, la macchina se la sopportata. Ok. Yakino, andiamocene, va, che qua sto traffico mi ha rotto. Ok, ma che versione? In che senso, Roberto? Di che cosa? Questo è GTA 5, normale, con... Ora se ne stanno andando, che pezzi di merda. GTA 5 e l'SPDFR. Vabbè, la tizia che parla è una mia mod, eh. Centrale qui a Gendenicche, io e il mio collega siamo di nuovo in pattugliamento, passo. Eh sì, Max, ma mi dimentico, sai. Capito, agente Nicche. Buon lavoro durante il pattugliamento. Ricordati di mantenere costantemente la radio accesa e di segnalare qualsiasi attività sospetta. Chiudo. Yeah, una volta che capisce, una volta interessante. E ogni volta Ma che macchina è quella? Oh, che c'è, Barbara? Scusami. Cosa? Che cosa? Grazie. Adam, grazie mille. Grazie delle rose. Beh, sta macchina la fermerei. Gli famo un controllo. Troppo bella, è troppo bombata. Vediamo se è in regola. Grazie ancora, Adam. Ti ringrazio. Che facciamo? Ci fermiamo? Sembra di essere al lavoro. In che senso? Ti seguo da tempo. Ah, e non mi hai ancora raggiunto? Yakino, attenzione. Eccola là, manca il tempo di dirlo. Attenzione che già rompono le balle.
Acci sua. L'unica volta che mi guardo indietro un attimo, quello mi spara. Centrale qui, agente Nick. Ho appena ucciso un tizio che mi stava sparando. Passo. Speriamo che mo non capisce che mi manda i rinforzi. Speriamo mo che non mi manda l'antipanico. Mo mi manda l'antipanico. Ora mi manda l'antipanico. Capito, agente Nick. Ti sei trovato in una situazione di pericolo e hai utilizzato la tua arma di servizio come previsto dal protocollo. Sì. Ti prego di segnalare immediatamente la situazione alle autorità locali e presentarti in centrale non appena possibile per una completa registrazione dell'accaduto. Certo. Ti ricordo di non muovere il cadavere e di proteggere la scena del crimine finché la polizia. Che sogno io? Banane? Cosa sono io? Ok. Centrale, perfetto, mi potete mandare quindi il medico legale, passo? Capito, agente Nick, un medico legale sarà mandato immediatamente sul luogo dell'accaduto per esaminare il cadavere. Se necessario sarà anche inviato a un'equipe per proteggere la scena del crimine e raccogliere eventuali prove, passo. Ricevuto! Centrale, ricevuto, passo e chiudo. No, non sono morto. Sì, sono morto. Si è capitato di morire nel gioco, certo. Perché lag? E che ne so? Vediamo cosa. Allora, aspetta, innanzitutto cosa aveva. Oddio. Cosa aveva sto tizio addosso? Tanto per capire. Dice che non devo toccare il cadavere, ma io sono curioso, voglio capire cosa aveva questo. Buonasera, Antonino. Non c'era niente addosso di particolare. Cosa c'è in macchina? Perché questo scappava? Centrale, mi controllate la targa del veicolo 47 CEW 467, passo. Qui centrale, un attimo, procedo al controllo, passo. Agente Nick, come richiesto, ecco cosa ho scoperto per la targa 47 CEW 467, modello del veicolo Feltiser 2. Proprietario del veicolo Lars Jamaison. Stato veicolo, in regola, chiudo. Quindi perché scappava questo? Cosa c'è in macchina? Che c'è, Davide? Grazie, Barbara. Ciao, Cleaver Voice. GTA 5 questo, è bella, Ale. Buonasera, Antonino. Non c'è niente in macchina, perché scappava? Perché mi sparava? Forse era ricercato. Può essere, chi lo sa. Centrale, qui agente Nick, mi serve un carro attrezzi. Me lo potete mandare, passo? Ciao Christian, ciao Teodeto e GT5. Ciao Davide, pro. Agente Nick, potreste precisare la vostra posizione attuale e il motivo per cui serve un carro attrezzi? In base alle informazioni che mi dai, potrebbe essere necessario inviare un carro attrezzi, ma ho bisogno di maggiori dettagli da parte vostra. Passo. Centrale, mi trovo sulla Olympic Freeway, chilometro 2, e il veicolo è stato sequestrato, passo. Ciao Anto. Diciamo sequestrato, io spiego. Sequestrato, ucciso il capito, tizio. Capito, agente Nick. Visto che il veicolo è stato sequestrato, potrei inviare un carro attrezzi per trasportarlo in centrale. Come procederebbe di solito in queste situazioni? Chiudo. Esatto, ma dov'è sto coso, mo? Va bene, Iachino, ce ne andiamo. Aspetta, ma ce ne vuole un altro di carro attrezzi. Sì, vabbè, se metto a chiamare tutti i carri. Sì, quante macchine abbandonate ci sono qua? Centrale, perfetto, ma ho un altro veicolo che è stato abbandonato in mezzo all'autostrada, sempre nello stesso posto. Mi mandate un altro carro attrezzi, passo? Grazie Luca. Capito, agente Nick, per chiarezza, posso chiederti se il veicolo abbandonato sulla strada è di tua proprietà, oppure lo hai appena trovato in quella posizione? Se posso mandare un carro attrezzi, mi servirà anche il modello del veicolo e la targa. Grazie per la tua collaborazione. Passo.
Centrale, troppe informazioni. Mandare e basta. Passo e chiudo. E quante storie. Metto qua, mo, la targa, modello. Passo tutta la giornata a leggere le targhe io. Centrale, sempre qui agente Nicche. Ho un altro veicolo abbandonato in mezzo alla strada. Mi serve un altro carro attrezzi. Passo. E mo dice, qual è il modello? Qual è la targa? Perché, giusto, perché tutti questi veicoli abbandonati? Ciao Michael. Capito agente Nick, visto che si tratta di un veicolo abbandonato ti invio un carro attrezzi per trasportarlo in centrale. Potrei avere maggiori dettagli sul modello del veicolo e la posizione attuale in modo da inviare il carro attrezzi al punto giusto? Grazie, passo. Centrale, mandatelo dove avete mandato gli ultimi carro attrezzi. Passo e chiudo. A posto. Se no qua passiamo la giornata a spiegare le cose. Andiamo, Yaki. Ci sono tre carro attrezzi che devono arrivare. Madonna, lagga pure. Ciao Davide. Madonna come lagga. Ce ne andiamo. E ce ne usciamo dall'autostrada. No, non porto SnowRunner. A che gioco sto giocando? GTA 5. Oh, speriamo. Madonna, tutti buggati sono quei cosi. Ok. GTA 3 sì che l'ho giocato quando è uscito. Sono in live su Twitch. Centrale, perfetto. Tutto sistemato qui, agente Nick, con il suo collega che torna in pattugliamento. Passo. Bene, agente Nicche, vi ringrazio per la comunicazione e per il vostro lavoro. Chiudo. Va bene, a che ora stacco? Non lo so, mezz'oretta, un'oretta, ma perché poi vengono a rompere le balle i vicini, raga, perché la mia voce è troppo forte. La mia voce è forte e poi i vicini mi rompono le scatole, ahimè. Perché non giochi server RP? Perché non c'ho quella costanza. Non ho la costanza di starci dietro, Savage. Soprattutto mo che, insomma, ho trovato la ragazza e quindi ho ancora un motivo in più per avere altro da fare, no? Come i vicini, i vicini. Ciao, Puffetta. Come hai implementato sta cosa? Ho fatto vedere prima, è molto complicato. È molto complicato, raga. Ferma qualcuno, ne ho fermati così tanti ultimamente. Appunto, meglio così, sì. Ciao Andrea, ma Saniello e che te frega, bravo, questo è un ottimo nome, mi piace. Mi piace, questo nome veramente è ottimo. Quando uno dice ma che te frega, è perfetto. Bella gufo, grazie dell'ovvami. Oh, centrale, accetto la chiamata, passo. Ricevuto, l'agente Nick si occupa della chiamata, chiudo. Sì, è intelligenza artificiale, sì, Marcello, ChatGPT praticamente. Ciao Gabri. Cioè, non ho capito Gabri, scusa, mi stai salutando, che vuoi? Ah no, Ciccio, ciao Ciccio. C'è un clown armato. Grazie Gufo, eh. Grazie mille. Grazie mille Gufo. Allora si scemoni quando vai. Beh, insomma, provo a guidare. Se non mi distraggo, sì, magari. Sì, posso fermare chi mi pare, sì. Oh madonna, che sta armato per davvero, Getta l'arma! Ma come fa qua? Ma che la macchina è buggata, Attendo Yakino! Ho tutta quattro colpi, ancora vivo,
That is messed up. You are under arrest. Che miseria. E come si gioca così? Si gioca così con LSPDFR. È il nome della mod. Bella a te, chef. Allora, vieni che ti tolgo di qua, che qua è pericoloso. Da dove gioco? Dal PC. Corri, corri, corri. Togliamoci dalla strada. Corri, corri, corri. Basta, veicoli abbandonati dappertutto. Mi sono rotto di chiamare i carri attrezzi io. Mi sono rotto. Ma me la faccio chiamando carri attrezzi. Bella Jack, ciao a te. Dove l'hai scaricata dal PC? Beh, scaricata dal PC? No, che cosa? Quella che parla, la mod che... cioè, la tipa che parla l'ho creata io. La LSPDFR, basta che cercate su Google. Alla fine, non è da lì che l'ho trovata poi, no? Basta scrivere LSPDFR. GTA? GTA ce l'ho da GTA ce l'ho da Steam. GTA Trilogy non l'ho giocato, però ho giocato i vari GTA, ho giocato GTA 3, GTA 4, 5, Vice City. Oh, Domè, grazie mille dell'abbonamento. Domè, ti ringrazio. Sei un grande. Grazie, grazie tante, Domè, grazie. Ok, centrale qui agente Nick, ho appena arrestato un clown armato e mi potete mandare una volante, passo. Cambi macchina, se può fa, grande Luca! Capito agente Nick, grazie per la segnalazione. Invierò immediatamente una volante nella zona dove ti trovi per assisterti nell'arresto del sospetto. Potresti gentilmente fornirmi la tua posizione e l'indirizzo esatto in cui ti trovi in modo da inviare il veicolo al punto giusto? Grazie per la tua collaborazione e attenzione alla sicurezza. Pass. Pass. Ok. Centrale, mi trovo sulla Elysian Fields al chilometro 25. Passo. Oh, da quando gioco? In che senso? Da quando gioco? Sto giocando da due orette. Capito agente Nick, grazie per le informazioni, invierò una volante alla tua posizione, fai attenzione alla tua sicurezza durante l'arresto e tienimi aggiornato sull'accaduto. Qualora avessi bisogno di ulteriori supporti o informazioni non esitare a contattarmi, passo. Centrale ricevuto, passo e chiudo. Ma veni sonno. Me l'ha mandata? Non mi pare mica, io ho 35 anni, ho. Non mi ha mandato un bel niente. Centrale, scusate, non è ancora arrivata la volante per prelevare il sospetto, passo. Bella comunque Farmer, grande Domè. 30 anni ne dimostro bene. Capisco agente Nicche. Verificherò immediatamente lo stato della missione e comunicherò con i responsabili del dispaccio per capire il motivo del ritardo. Ti prego di restare calmo e continuare a sorvegliare il sospetto. Sei in grado di fornirmi un aggiornamento sulla situazione sul campo? Ha bisogno di supporto o ha tutto sotto controllo? Passo. Centrale, ho bisogno soltanto della volante. Passo e chiudo. Niente, vabbè, ho capito. La chiamo in altro modo, va? No, non gioco a Fortnite. Non mi piace. Sì, la voce l'ho messa io praticamente. Addirittura dimostro 26-27 anni. Beh. Scarica, non mi interessa, Edoardo, sto bene così. A me poco importa. Ah, bene, se lo porto a... sì, la città è piena di pagliacci assassini. Andiamocene, Iachino. Sono di Catania, sì, catanese. Grazie, Luca. Alla. Grazie mille Luca, grazie mille. Molto gentile, ti ringrazio. Jolly, GG, TikTok, grazie di tutto. Il gioco si chiama Grand Theft Auto 5. L'ho creata io la mod che parla, la Dena. L'ho creata io la mod che parla. Ma da quando la polizia pattuglia con la Ferrari? Edoardo, io pattuglio con quello che mi pare.
Non è GTRP, questo è GTA a come la nicchia la vuole fare. Andiamo a cambiare macchina, che vi devo dire, raga? Quindi chi ha GTA non può avere la voce, in pratica no. Ce l'ho solo io, perché è una cosa che mi sono creato io. A meno che non siete capaci a farlo e ve lo fate per voi. Lasciali perdere questi. Ah no, vabbè, Morgan, no, tranquillo. Prendo l'alfa. Ricevuto, capo. Centrale qui a Gendenic, sto facendo rientro in centrale per un cambio di veicolo. Il mio è un pochettino danneggiato. È una bugia. Capito, agente Nicche. Ti ringrazio per la comunicazione e per il tuo servizio sul campo. Ti aspetterò in centrale per un cambio di veicolo. Se hai bisogno di altro supporto, non esitare a farmelo sapere. Chiudo. No, Edoardo, tranquillo, veramente. Cioè, sì, ho capito cosa vuoi dire. Il problema, Edoardo, è che è stracomplicato metterli e... Cioè, tanto alla fine è capace che poi metto quelli dei carabinieri per un po', poi metto quelli normali della polizia normale, cioè... Troppe cose complicate. Quale scheda video ho? Una 2080 Ti. La 1 Turbo non c'è, non ce l'ho. No, il calcio non mi piace. Mai piaciuto. Allora, l'Alfa, eh? Alfa sì. E chi no? La 1 Turbo non lo so se esiste della polizia. Ma in alto c'è scritto... Sì, per comprarla, Edoardo. In alto c'è scritto per comprarla. Non ho quella al momento. Al momento ho la 2080 Ti. Ciao FIFA. Da me si dice arancino. In che senso, Allen? Mo te faccio vedere. Centrale, qui agente Nick. Io e il mio collega abbiamo appena effettuato il cambio del veicolo e ce ne torniamo in pattugliamento. Passo. Capito, agente Nick, vi ringrazio per il cambio di veicolo e per il servizio di pattugliamento. Continuate a mantenere alta l'attenzione e fatemi sapere se avete feedback o richieste da segnalare. Buon lavoro e buona fortuna. Chiudo. Hai una BMW, no? È GTA... Sì, LSPDFR. Sì, Allen, hai appena sentito Allenit, no? L'hai appena... E quella è ChatGPT, quella che la donna che parlava è ChatGPT. La Giulia un attimino l'ho tolta. Chi è Serena? Ah, Sirena, io ho capito Serena. Sirena. Quanto costa che cosa? Usi qua? No! ChatGPT4 mi verrebbe a costare 1 euro al giorno a fa sta cosa così. Non mi conviene. Troppo costoso è ChatGPT4. Io uso ChatGPT 3.5 Turbo, costa 10 volte di meno. No, forse anche di più. No, di più! ChatGPT versione 4 costa... 0,0, non mi ricordo, 0,6 centesimi, una barca. Costa un botto utilizzarlo, costa. Molto molto meglio quello che questo qui, costa molto di meno. Non lo so, Flex, mica li ho fatti io. Ciao Antonio, ciao cane. Veramente la mod è sempre questa, Morgano. Non è un'altra, anche in quel caso. Ciao team. Ma è difficile fare le mod, sì. Quanto hai pagato il gioco? E chi se lo ricorda? Il gioco ce l'ho da una vita. Sì, è molto difficile mettere la voce, sì. Cioè, non è solo mettere la voce, c'è tanta altra roba dietro. No, Morgano, in quel caso no. Centrale, accetto la chiamata, passo. L'ha capito? Sì. Vai.
La tipa che parla è una mod. Ma sono sempre mod. Aspetta, ma non è quella amica che deve andare nelle case a controllare perché manca la gente? Grande Francesco. Ciao Frenzy, ciao Catania. Forse in futuro porterò carabinieri, raga. Ma che me ne devo fare della 2070 prov se ho la 2080 Ti? Non penso di no, Francesco. Ciao Mary. Ma che con chi devo parlare qua? Oddio, questo è proprio un... Oddio. Cos'è successo, signore? Ah, ok, Jack. È GTA 5 mod, sì. Cos'è successo? Ha chiamato la polizia, sì. È sparito mio figlio. E la macchina pure. Da quanto, più o meno? Non lo sa. Ok. Mi sa dare qualche informazione sulla macchina o sul suo figlio? Certo, il mio figlio si chiama José. E dall'altra là, e c'è una foto nella stanza, ok. Allora, stiamo cercando un tipo che si chiama José. E qui c'è la foto del figlio José. No, oh, pollicino. Questo José, figlio, è più vecchio di lui, eh. José, va bene. Andiamo, Iachino, dobbiamo cercare José. Andiamo, Iachino, dobbiamo cercare José. No, vabbè, ecco, questa è una cosa che mi sta sulle balle. Entriamo da una casa, usciamo in un'altra casa. No, vabbè. Centrale qui a Gendenic, mi serve un nuovo veicolo, passo. No, non ha capito, mo. Capito, agente Nick, ho ricevuto la tua richiesta di supporto veicoli. Posso chiederti il motivo e la locazione esatta del sospetto arrestato? Ho preso in custodia, ti invieremo un veicolo il prima possibile per trasportarlo in centrale, passo. Centrale, annullo la richiesta, passo. Ha capito male. Ricevuto, chiudo. Centrale, ripeto, mi serve un nuovo veicolo, passo. Ricevuto. Scegli quale nuovo veicolo desideri. Chiudo. Andate ma a Ferrari. Non lo so, Ale, non sto a capire. No, la Dena non è un... Non si può fare un video, non hai idea di quanto è complicato mica fare un video. È vero, Morgano. Può essere. Dale, Yagi. Stiamo cercando qualcuno in teoria, no? Lì, ma non lo so, ma... Ma forse si è buggata la missione, non sto a capire. Oh, Damiano, ciao. È GTA 5 questo. Buonasera Cinghialotto. Beh, Ale, non lo so. Cioè, o ti segni tutti i file che aggiungi. Perché sennò, ovvio, non è facile, no. O sennò devi reinstallarlo. Non ci sono colpi qua. Ah, può essere Morgan, è vero, è possibile. Ma chi stiamo cercando? Potrebbe essere questo José? Ma non ne sono sicuro. Ma fermiamo sto tizio, raga, vediamo chi è.
Fermiamo sto tizio, non penso che io... Aspetta, no, mi sta segnando un'altra macchina, aspetta. Mi sta segnando questa macchina. Forse che è lui, forse che è Jose. Sì, mi sa che è lui. ChatGPT è una intelligenza artificiale. Francesco, JavaScript. Acosta, chi sei? Jose? Iachino, tieni d'occhio la situazione. Centrale, ho appena fermato un'auto sospetta, passo. Capito, agente Nick, grazie per la segnalazione. Ti prego di inviarmi le coordinate esatte per poter inviare un veicolo per il trasporto del sospetto in centrale. Ti chiedo di mantenere il controllo della situazione e di contattarmi in caso di ulteriori aggiornamenti. Passo. Centrale ricevuto, ma non sto arrestando per ora nessuno. Passo. Grazie, GP. Capito, agente Nicche. Grazie per l'aggiornamento. Ti invierò comunque un veicolo per essere pronti a qualsiasi eventualità. Ti prego di tenere sempre sotto controllo la situazione e di contattarmi in caso di nuove informazioni. Okay. Buon lavoro. Passo. Centrale ricevuto, mi controllate i documenti del signor Chris Kingston? Passo. Ciao Antonio, Rick. Ricevuto. Resta in attesa. Passo. Qui centrale, ecco l'esito del controllo. Nome Chris Kingston. Uomo, nato il 21 febbraio 1986. Patente valida, non ricercato. Chiudo. Buonasera anche a te, Federica. Buonasera, ma tu streammi pure su Twitch? Sì, certo. Centrale, qui agente Nick, va bene, mi potete controllare adesso la targa 68VZR020, passo. Ricevuto. Un attimo che controllo. Passo. Bene, Federica, tutto bene. Dunque ecco l'esito del controllo per la targa 68VZR020. Modello del veicolo Picador, proprietario del veicolo Chris Kingston. Stato veicolo. In regola. Chiudo. Ok, tutto in regola, ma qualcosa qui non quadra. Vabbè, cioè non quadra. Facciamo alcol test, droga test e poi vediamo. Ah sì, user, no, mio padre invece no. Muratore. Prima. Allora, droga test. Ciao Leonardo. Sì, ma no, non è lui, non è lui. No, è pulito, non c'è niente che non va. Niente, ha fatto tutto, è a posto. Documenti, macchina. Se ne può andare. Devo fa. Ciao Claudio. Ma i fari si sono... Ah ok. Anche se me la segna rossa, ma che ne so. Perché non traduci le mod? Quali mod? Ma non mi interessa. Tanto non è che faccio tanti tasti, ormai li so a memoria. Non me ne frega niente. È molto bella la Ferrari, sì. Allora, il gioco. Che gioco si potrebbe portare in live per iniziare a streamare? Cinghialotto, ma porta quello che ti piace, quello che vuoi, perché io faccio quello alla fine, no? Ma è facilissimo cosa. Grazie, Giovanni. Ciao, Mattia. È possibile che ha cambiato i documenti, ma anche fosse non lo scoprirei mai. Non si può. Non, cioè. Mi devo fidare dei documenti che mi dà, punto e basta, non si può fare niente. Ma arrivano richieste, no? Magari mo. Su Twitch mi chiamo sempre Nicche. Grazie team. Ciao Jesus. Che Ferrari è questa? Boh, 458 forse? Non mi ricordo. Bella zio Bob. Centrale, mi controllate questa targa? 84PDW579, passo. Alessandro, scusami. Ricevuto. Un attimo che controllo. Passo.
E quella la vorrei prendere pure io, che ecco, bella scheda. Dunque ecco l'esito del controllo per la targa 84PDW579, modello del veicolo Emperor, proprietario del veicolo Charlie Steps, stato veicolo, in regola, chiudo. Ok, è in regola, niente, ma che gioco è GTA 5? Dimmi, Jonah, scusami. Ah, tu dici prova, buh? Non arriva nessuna chiamata. Non arriva niente, non arrivano chiamate. Ma le chiamate sono attive? Sì. Utilizzi armi quando serve. Non litigate, ragazzi, in chat, non litigate. Non succede niente stasera, Yekino, mortorio, GTA mod, sì, qualche volta ci facciamo anche la storia di GTA con chat GPT, ma che razza di storia è così, scusa, in che senso? Ma poi non funziona così. Dimmi, troppo fresco. Ciao Ale, scusa, Sai una cosa, se la dici... Sì, ma lo faccio anche farming, ma non l'ho fatto forse ieri o l'altro ieri, l'altro ieri. Sì, le chiamate teoricamente potrei farle partire manualmente, ma non partono anche volendo, al momento non lo so. Ciao Igorello, ciao Davide, quello sta passando con il rosso. Buonasera Alessandro. Madonna. Il gioco ha una fine? Sì, ma questa cosa qui, insomma... Documenti, prego, lei sicuramente ha bevuto qualcosa. Centrale, mi controllate i documenti del signor James Terrence, passo. Qui centrale, un attimo procedo al controllo, passo. Giovanni! Agente Nicche, esito del controllo, nome James Terrence, uomo. Nato il 16 luglio 2002, patente valida, non ricercato, chiudo. Ok. Davide, ce l'ho solo io la mod che parla. Centrale, mi controllate adesso la targa 44GYP641, passo. Ricevuto, un attimo che controllo, passo. No, non si gioca da cellulare. Dunque ecco l'esito del controllo per la targa 44GYP641, modello del veicolo Granger, proprietario del veicolo Jason Carver, stato veicolo, in regola, chiudo. Vabbè, se ne può andare, c'ho da fare. Ma è che... Cioè, praticamente stavano rubando una macchina davanti a noi. Stavano rubando una macchina davanti a noi e Iachino è partito. Guarda dove. Sta passando il tram. Dai, Iachino, ma qui lo dobbiamo fare l'inseguimento. Aspetta, vediamo se possiamo beccarlo nella strada, va. No, gioco anche ad altri giochi ogni tanto. Eh sì, è difficilissimo fare le mod. Buono, ma si è buggato, va. Bella Leo. Ah, bene, l'abbiamo buggato. Vai, risolto. Centrale qui agente Nick, durante una colluttazione un sospetto si è ferito, potete mandare un'ambulanza, passo. In che senso chiamarlo in un altro modo? E che nome Iachino? Agente, no, Nicche, me l'hanno suggerito. Confermo la richiesta di assistenza medica. Dove sei esattamente? Hai bisogno di ulteriori mezzi di supporto o di compagnia?
Compagnia. Hai bisogno di compagnia? Detto così suona male. Centrale, mi trovo a Power Street, all'angolo. E mandate l'ambulanza. Passo. Agente Nicke, ho subito richiesto un'ambulanza alla vostra posizione. Resto in linea fino al loro arrivo. Hai bisogno di ulteriori supporti o assistenza da parte dei colleghi? Passo. No. Centrale, no, va tutto bene. Passo e chiudo. Sì, cinghialotto, cioè, leggo anche quella, sì. No, comunque grazie Federica. Ho già compagnia. È arrivata l'ambulanza! Medin, non mi interessa neanche farlo. Ciao Giulio! Give me a chance! No, non è 5M, non è 5M. E ho capito, Francesco, una mod buggata, ho capito. E pazienza, questo è. Dai che l'ho salvata, gli ho dato solo un cazzotto in testa. Come si chiama il gioco? GTA 5? This is starting to get to me. No, non è vero. Io ho dato una botta forte. Centrale, mi potete mandare il medico legale? Passo. Ah, sì, beh, chiaro, Federica. No, ma non gioca a 5M. Agente Nicke, ricevuto. Ti informo che ho appena inviato il medico legale alla tua posizione per la perizia del luogo del presunto crimine. Ti pregherei di mantenere la zona completamente isolata e protetta fino al suo arrivo. Chiudo. Va bene. GTA 5 è il gioco, Grand Theft Auto 5, raga. Che caspita. Ma detto chi è che spinge qua? Va bene, Iachino, ce ne possiamo andare. Tanto mica è colpa nostra se è morto. No. L'ho solo investito con la macchina e dato un cazzotto in testa, che vuoi che sia. Giustamente. Oh, grazie Morgano, anche a te buona domenica. Ma si può diventare poliziotti su PS4? Non ne ho. No, Giulio, no. Sì, sono mod, l'SPDFR si chiama. Ma che è? Caricamenti lenti? Madonna, non carica più. Sto su Twitch, sì? Centrale, perfetto, tutto sistemato. Io e il mio collega siamo di nuovo in pattugliamento, passo. Agente Nicke ricevuto. È sempre un piacere lavorare con lei e il suo collega. A presto, chiudo. È GTA. Questo è GTA. Ma quello è passato col rosso? No, è passato col verde. Questo è GTA 5. Ma. Passi signor, passi. Che ci sta? Sfilata di moda che vedo flash. Ma non c'è mortorio, c'è una che passa. Mamma, quanto dura sto semaforo? Sì, Eurotruck lo gioco, vediamo forse domani qualcosa. No, ambulanza e pompieri non c'è niente. Sì, vabbè, qua se metto dietro a tutti i semafori non finiamo più, va. Ma ne arrivano chiamate più. È un GTA moddato, sì. Io su Discord, no, non so su Discord. Non ci sto quasi mai. Ma ce l'ha la targa sta macchina? Sì. Io c'ho 35 anni. Centrale, qui agente Nick, mi controllate la targa 29HNP373. Passo. Ricevuto, agente Nick, resta in attesa.
Passo. No, ma non c'ho il tempo di giocare a Farming, a malapena c'ho il tempo di fare i video. Ecco l'esito del controllo per la targa 29HNP373, modello del veicolo Mesa, proprietario del veicolo Josh Dixon, stato veicolo, senza revisione, mandato di cattura per l'autista, chiudo. Alberto è solo per PC, sì, solo per PC. Dobbiamo stare attenti, Yagino, che questo qua praticamente è ricercato. Va, c'è basta, va. Cannonball? Sì, certo, comunque sì. Sì, sì, certo, anche la chat di TikTok leggo. Ho visto che fai qualche live su Twitch con altre persone. Ma quando? Su Twitch faccio live con altre persone? Su Farming? No, mai. Cioè, ma, cioè nel senso, a parte Poderak o mi ti caccio, ma è da un bel pezzo che non sto a fare nulla con loro. Sono su Twitch, no, non faccio. No, non faccio comunque. Non gioco. È capitato qualche annetto fa che ho giocato con altre persone. Ma ultimamente no. Ah sì, tanto tempo fa sì, no, ma da un bel pezzo che non faccio questo, perché purtroppo c'era gente che doveva da disturbo e quindi per quello, capito? C'era gente che doveva disturbare e quindi ho rinunciato, perché così non mi divertivo mica. Cosa c'hai addosso? Oh, Albi, vi voglio bene a tutti. In che senso, Andrea? Non capisco. No, non c'è nulla di simile. Centrale, mi controllate i documenti del signor Josh Dixon, passo? Ricevuto. No. Rimani in attesa un attimo, passo. Agente Nick, come richiesto, ecco cosa ho scoperto. Nome Josh Dixon. Uomo. Nato il 1 gennaio 1994. Patente valida. Sospetto ricercato. Chiudo. Centrale, perfetto. Appena arrestato il signor Dixon, passo. Cioè, TS2? Neanche lì sto a fa' cose. Però sto Agente praticamente Nick, sto buon solo. Lavoro. Hai bisogno di assistenza per il trasporto del prigioniero in centrale o hai tutto sotto controllo? Passo. Centrale, sì, sarebbe comodo un veicolo, passo. Il gioco si chiama GTA 5, Grand Theft Auto 5. Comprendo, agente Nicche. Verrà inviato un veicolo al suo attuale indirizzo, per il trasporto del sospetto. Rimango in attesa di ulteriori informazioni. Passo. Centrale, va bene, mi basta un veicolo per il trasporto. Passo e chiudo. Mi ha capito? Non mi ha capito. No, ho sbagliato. Sbagliato. Target vehicle license plate 29ers Henry Nora Paul 373. A traffic violation. Approach with caution. Va bene, spostiamo sto veicolo, il mio veicolo. E che ok, cosa devo scrivere per scaricare? E questo si chiama LSPDFR. Però la mod che parla me la sono fatta io. Cioè suona male, ma l'ho creata io. Centrale, ottimo. Adesso mi serve il carro attrezzi per rimuovere il veicolo del ricercato, passo. Avrà capito? Mi sa che non ha capito niente. A che ora stacco? A breve, mi sa. E come ho fatto? Non è facile creare la mod. Non va, non va. Oh, mi sa che ha qualche problema.
Ragazzi, come ve lo spiego? Non è facile. Ricevuto. Non è una cosa... Invio immediatamente un carro attrezzi. Chiudo. Sì, il Gas Station Simulator è carino. Solo da PC si può giocare, sì, solo da PC. Arriva il carro attrezzi. Faccio le live da tantissimo tempo, almeno su Twitch. Ragazzi, creare le mod non è mai facile, soprattutto se è la prima volta. Non esiste una mod che è facile da creare. Potrebbe essere il reatino. Aspetta. Centrale, codice 4, passo. Ricevuto agente Nicche. Chiudo. Vediamo, vediamo mo. Sì, era vero. Centrale, accetto la chiamata, passo. Ok. Era quello, sì. Era proprio così il reatino. Wow. Ma qui che... Ah, i soliti bug. Stanno a fare un figlietto, stanno a fare un... una camionetta, un qualcosa. Cos'è, la casa di Franklin? No. Aspetta, ma che cos'è la chiamata che è arrivata qua? È una Ferrari. Cinghialotto, sì, sto a leggere un'altra chat. Cinghialotto, c'ho due live aperte, attive. So due le live. Oh, queste chiamate fanno girare le balle. Ma che sono queste chiamate? Cosa succede qua dentro? Oh, 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 oh. Che cosa succede? Che razza di chiamata è? Ma scusate, ma quel tizio lì vestito con la maglietta verde cosa sta facendo? Cioè io mi dissocio, signori della giuria. Che sta a fa' quello? Se la piange pure. Oh, azzazzoni! Ma c'è un coltello in mano, li mortacci sua! Pure femmina, pensavo che era maschietto. Era una femminuccia che faceva cose strane. Mortacci sua, oh. Ma io mi dissocio. Ma io mi dissocio. Non male già nata su GTA 5. Ma? Usciamo di qua. Come rilascia? Che rilascia? Come usciamo con sta tizia di qua, mo? Vabbè, dai. Oh, fammi uscire. Lei dov'è? Ah, ok. Fucking sick! Lei è in arresto perché brandiva in modo inappropriato il martello e il... ehi! Oh no! Solito bug del cavolo. Siamo usciti nella solita casa stramba. Vabbè. Allora, cos'altro hai addosso, va? Ha pure una pistola, niente proprio di meno. Ok. Centrale, qui agente Nico, appena arrestato la signora Amy Taylor per possesso di arma illegale, passo. Non mi hanno rubato la macchina. Comprendo agente Nick, ho niente. Appena inviato una pattuglia e un carro attrezzi per il veicolo dell'arrestata. Quale veicolo? Ti chiedo solo di verificare se c'è altro da segnalare nella zona, chiudo. Ma quale veicolo? Chi ha detto che c'è un veicolo? Io non ho detto che c'è un veicolo. Ma io non ho mai detto che c'è un veicolo dell'arrestata. Comunque, dettagli. Ah, Achino, chi ci capisce cosa? Centrale, qui agente Nick, mi ha mandato un nuovo veicolo. Sono rimasto a piedi, passo.
Ricevuto. Scegli quale nuovo veicolo desideri. Chiudo. E mandatemi la lamb. È crashato, vabbè. Oh. E mandatemi sto cavolo. Oh, è morto proprio. No, è morto. Crash totale. Crash. Crash totale. Morto tutto. Ciao Haruki. Vabbè, sapete che vi dico a sto punto. Tempo che riparte, tempo che rifamo tutto. È già tardi. Mi sa che concludo. Mi sa che concludo, perché tanto dovevo comunque staccare a breve. Ah, è crashato, raga. È crashato tutto. Vabbè, facciamo così, ragazzi. Mi vado un po' a riposare, va? Vi auguro quindi la buonanotte. E poi ci becchiamo domani di nuovo in live, raga. Va bene? E purtroppo capita. Ragazzi, va bene così, dai. Buono, lo so, raga. Però tempo che riparte qua, tempo che riavvio. Se fa già mezzanotte ormai. E vabbè. Buonanotte a voi comunque, ragazzi. Grazie a tutti quanti della compagnia. Grazie tantissime. Grazie ovviamente anche a parte.